Bentornati e bentornate a Ruolo per Gioco, podcast di gioco di ruolo. Oggi proseguiamo per il nostro D4 Shots, la creazione comunità, la creazione dei personaggi di The Dare Seasons. Abbiamo creato nella scorsa puntata la comunità che abbiamo deciso di chiamare Doomsday Clock e oggi vedremo quali saranno i nostri... sì. Proprio, vedremo quali saranno invece i personaggi che andremo a giocare all'interno di questa comunità. Iniziamo. Facciamo un attimo un paio di, come si dice, errata corrige della scorsa puntata. Ecco, il primo è che Valerio in realtà è sempre stato il Gabibbo, insomma, come dire, ve lo dico. Sì, la maschera da Valerio e sotto c'era quella da Gabibbo. Esatto. Allora, correzione. Tutti indossiamo una maschera. Da Van Raven tutti indossiamo una maschera. No, tu da Van Raven indossi una maschera. Ho capito, non me l'avete fatta indossare a Van Raven, adesso la indosso sempre. Va bene. Ma in Van Raven senza questo volto, cosa vuoi da me? Frustata sulle nostre schiene numero uno. L'altra volta si è parlato di nanomacchine miste alla spora. In realtà questa è un'informazione che è sul manuale di The Dare, I giorni della piaga, quindi nella sua prima incarnazione, non è in The Dare Seasons, per cui, o almeno allo stato attuale delle cose, non è così. Per cui, diciamo, un nostro mea culpa numero uno. Numero due... È stato detto che probabilmente Seasons poteva essere giocato solo in territori europei. In realtà anche questo ci è stato corretto. E infatti giocheremo in America! No, poi se tu vuoi giocare in America liberissimo di farlo, ma noi non lo faremo. Ma comunque se voi vorrete potrete giocare anche in altri continenti al di fuori dell'Europa. Se ho dimenticato l'obiettivo del personaggio di Valerio da adesso in poi sarà quello di andare in America, esatto. No, l'altra cosa è che abbiamo fatto un po' di confusione nei termini della scorsa volta tra crisi, stagione, avventura, eccetera. Quindi per farla breve, la crisi è quello che muove la comunità, quindi è quello che dà il via agli eventi che possono svilupparsi per più avventure. Una serie di crisi può portare alla fine della stagione, perché ogni crisi fa aumentare un contatore che porta appunto la piaga a mutare il mondo e fare poi, volendo, anche un salto avanti nel tempo. Quindi tendenzialmente si giocano delle crisi che possono essere giocate in più avventure, quindi come mini campagne, diciamo, comunque come avventure collegate. Quando la crisi viene risolta, si passa alla crisi successiva finché non si arriva alla fine della stagione, quindi alla stagione della piaga. Sì, mi sembra più chiaro così, giusto? Sì, sì, okay. La stagione è formata da un insieme di crisi, molto banalmente, esatto. Si può risolvere in questo modo. Probabilmente non sarà così nella nostra campagna, ma più che altro per motivi di tempo, più che per motivi logistici. Però... Sì, non giocheremo una campagna infinita, quindi... Però se uno fa una campagna di quelle belle classiche che durano anni, effettivamente riesce a giocarsi più stagioni della piaga, certo. E quindi noi magari facciamo più condensato, magari facciamo un cambio stagione della piaga a un certo punto, vedremo come vanno le cose. Esatto, anche perché nel concetto di The Dare, una stagione, cioè tra una stagione e l'altra potrebbero passare anche degli anni. Diciamo che l'idea è quella di vedere come l'evoluzione porta la comunità e di conseguenza il mondo di gioco. Va bene, detto questo direi che ci siamo puniti e abbiamo sanguinato abbastanza e possiamo andare avanti. Poso il cilicio, mi sta dicendo che l'ho comprato, ordinato su inutilmente. Usalo pure. No, tienilo sulla scrivania perché così ci puniremo per tutti gli errori che faremo oggi. Detto questo, domani mattina ci puniremo quando lo ascolteranno. Esatto. Detto questo, io direi che possiamo arrivare alla creazione, cioè possiamo partire direttamente con la creazione dei personaggi, anche perché ricordiamo bene o male tutti com'era formata la comunità della scorsa volta. E no, sì, non ci ricordiamo niente. Dai.
No, ma in ogni caso saremo costretti a ricordarci a parlarne, qualcosa sì. In fase di creazione di personaggi. Allora, dimmi Rick, ti vedo particolarmente... No, no, stavo cercando le mie cose. Ok. Allora, banalmente la creazione del personaggio ricalca alcuni dei passaggi che abbiamo già visto nella creazione della comunità. Per cui ognuno di voi dovrà prima creare un concetto del proprio personaggio, che banalmente è il paragrafo dove ci racconta chi è, che cosa fa, che cosa sa fare, e poi vediamo nello specifico quali sono i passaggi chiave che è bene sottolineare. Dal concetto si andranno a ricavare dei descrittori, allo stesso modo di come è stato fatto per la comunità, e dai descrittori poi andremo a abbinare in maniera più o meno coerente dei doni e finiremo poi la creazione dei personaggi. In questo modo, andando a definire attributi, eccetera, eccetera. Però è inutile star qui a spiegarla per filo e per segno, perché tanto sono cose che dobbiamo fare, per cui analizziamole per bene, un punto per volta. Concetto dei personaggi. Avete avuto una vaga idea di cosa giocare? Quindi vi passo direttamente la palla, così andiamo a vedere un po' come scriverli. Allora, io sì, ho avuto delle idee già. Ok. Allora, come avevamo detto l'altra volta, noi siamo comunque un gruppo itinerante che utilizza dei veicoli a motore. Avevamo detto tendenzialmente elettrici perché abbiamo una fonte di energia infinita, quindi, e siamo in un futuro leggermente più avanti, quindi anche l'ipotesi di avere camion elettrici e cose del genere, secondo me, non è così lontana. E io quello che ho pensato, che volevo fare, era una ex camionista, che continua a fare la camionista adesso, che è la responsabile del trasporto di questa carovana, quindi è quella che conosce le strade, che dirige i vari mezzi, che li guida anche, e tendenzialmente direi che è quella che guida il reattore, cioè il camion con reattore, e boh, più o meno questa è la mia idea, quindi fare questa figura di riferimento per i non scienziati, che è quella che però li porta nei posti. Mi la sono immaginata a cavallo del reattore, a un certo punto, quando ho detto guida il reattore. e ho deciso di farla donna perché non ho mai giocato un PG femminile. Col reattore in tangenziale a comandare la basta. Giorgio? Allora, io, come ho detto l'altra volta, ero orientato verso lo scienziato con qualche problemino. L'altra volta ho parlato dell'ossessione per il tempo, perché mi sembrava che, insomma, fosse abbastanza, funzionasse con la comunità. E come ho detto su Discord, sto facendo una rewatch di Fringe, e quindi probabilmente il personaggio sarà vagamente ispirato a Walter Bishop. Vagamente. Possibile non fare. Sì, vagamente detto con quel tono è ironico. Ok, sarcasmo, devo ancora impararlo. Beh, scusa solo un attimo, per chi non conosce Fringe, andatevelo a vedere, però Giorgio, spiegaci cosa intendi per ispirato a Walter Bishop. Ok. Che si fa di metanfetamina? No, quello è Walter White. No, allora Walter Bishop. Sì, però si fa un po' di tutte. Walter Bishop è di fatto un po' l'esempio dello scienziato pazzo ma buono, in un certo senso, che ha ora Walter Bishop in particolare, che ha un passato un po' particolare, in cui cerca di rimediare perché ha esagerato con la scienza, diciamo in questa maniera molto poco italiana. E potrebbe funzionare in realtà anche con ambientazioni del Dare. Ci chiamiamo che... Doomsday Clock perché abbiamo esagerato con la scienza, probabilmente. Esatto, quindi. Esatto. E chissà quanto hai esagerato con la scienza tu. Non lo so, non lo stabilirò nemmeno, probabilmente lo scopriremo giocando. Lo scopriremo andando a trovare le videocassette nell'Ambra. Spoiler. Esatto. Io guardate come sempre... Fringe. Vai. Tra l'altro la cosa bellissima di Fringe sono le intro, perché ogni volta cambiano e ve le dovete andare a guardare poi, non la potete skippare. Scusa, l'altra cosa figa è cercare gli osservatori, non dico altro. Spoiler. Vero.
No, in tutte le puntate ci sono. Spoiler. Che spoiler. Detto questo, io come sempre non ho scelto e quindi lascerò a voi il compito di suggerirmi, così almeno non potrete dirmi che ha detto, non so, perso. Tu hai detto come al solito io non ho scelto, fine della descrizione, passa la parola a qualcuno. No, sarebbe stato così se avesse parlato Fabrizio, ma invece io qualcosa ho scritto. Anzi, ho scritto come sempre fin troppo, nel senso che ho scritto due concetti di personaggio. Tu l'hai già scritti i concetti del tuo personaggio? Vagamente. Che bravo. Vi dicevo, e come sempre vi dirò di aiutarmi nello scegliere, così almeno non potrete dirmi ma fai sempre personaggi completamente disagiati, ho capito, me li scegliete voi. Quella volta Giorgio mi ha detto di fare il pazzo che aveva il demone dentro, l'altra volta il pazzo con la maschera. Se ce n'è uno con la maschera, io voto quello comunque. Non ce n'è con la maschera. No, il tuo personaggio deve avere una maschera, per contratto ormai tutti i tuoi personaggi devono averlo. Metti che sia anche solo il casco da motociclista, ma devi averselo. Il contratto. Gli occhiali col nasone, quello che vuoi. Vabbè, sai qual è il punto? Metterò degli occhialoni di quelli... da saldatore. Sì. Se non ha la maschera, io non mi fiderò del tuo personaggio, perché in realtà mi sta facendo vedere soltanto... una maschera, basta, ho detto anche questa stronzata e possiamo andare avanti. Vabbè, comunque i due concetti molto striminziti che ho in mente sono il primo, il figlio di questo pazzo maniaco disgraziato che ho alla mia sinistra, che potrebbe essere un giovane scienziato storpio, quindi comunque non particolarmente avvezzo ai combattimenti stavolta, è che comunque sono alla tua destra, ma non voglio essere gruppi, no, è a sinistra sullo schermo, sto guardando, comunque è storpio e brutto da dire, che in che senso sei zoppo, sei bene. No, non si può dire, non è un politically correct, non è molto rispettoso in generale, pensavo fosse una parola italiana, scusate. Lo è, ma tante sono parole italiane. È un po' dispregiativa, ma va bene. Hai un qualche tipo di personaggio. Non lo dico a questo punto qual è la cosa che ha di... quale disabilità. Conforme. Esatto, non lo dico, perché così almeno non mi possono dire che sono contro una categoria in genere, poi si scopre. Attualmente non lo so, vedremo. Si scopre in gioco, cioè, non ha un braccio, lo scopre in gioco a un certo punto, quando va a fare un'azione, pugno, ma lo manco perché mi manca il braccio destro. In realtà per come sta andando per come stanno andando le cose non ha il cervello probabilmente. Comunque sia, vi stavo dicendo, no, niente, me lo immaginavo dal lato ingegneristico, comunque biotecnologie e cose del genere, anche perché sta cercando di sfruttare la spora per curarsi, no? Visto le proprietà rigenerative della spora, dice, ma sai che magari sto fungo fa anche qualcosa di buono oltre che danno. E questa era la prima opzione. La seconda opzione invece è quella di un esperto di sopravvivenza, quindi completamente all'opposto, comunque una persona atletica che si sa destreggiare nel bosco, e soprattutto che sa sopravvivere non solo all'aperto, che sa proprio sopravvivere, che fa delle scelte assennate per cercare di non quagliarsela dietro l'angolo, no? Quindi poi potrebbe essere quello che tiene con i piedi per terra il gruppo, nel senso che magari gli scienziati a un certo punto dicono, ma sai cos'è? Perché non ci andiamo in quella zona lì dove c'è la concentrazione più alta di piaga, così facciamo le ricerche nel posto migliore? No. Mi fa piacere che ci hai anche proprio raccontato la scenetta con tanto di sceneggiatura di quello che potrebbe succedere. Va bene, allora... Ottimo. Nel frattempo che Valerio sceglie tra... No, ok, nel frattempo che Valerio sceglie... Mi ha detto, no, dobbiamo votare. Io voto il primo, il figlio di Giorgio. Lo sfortunato non agile, diciamo. Esatto.
Giorgio? Vabbè, se l'hanno votato già in due, vinto. No, 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 io... No, no, lui ha solo ripetuto. Sì, stavo dando una didascalia al... Io, beh, il figlio potrebbe essere divertente. Come si chiamava il bambino con cui mi hai fatto impazzire quando facciamo il test di The Dare? Il tuo ragazzino, quello che ti ho visto. Fernando. Fernando, eri tu. Finalmente potrò vendicarmi per le cazzate che hai fatto con Fernando. Allora, facendone di peggiori. Fernando era il più saggio di tutti. Sì, proprio. Sai che c'è? C'è questo mostro gigantesco che vuole portarmi via con sé. Vado con lui. Era in pieno controllo della situazione. Comunque non spoileriamo cose a persone che non potranno mai vedere e quindi si stanno annoiando in questo momento. Esatto. Allora, in qualità di vostro maestro della piaga, dato che siamo in fase di scrittura del concetto dei personaggi, vi ricordo che i descrittori che dovremmo andare a ricavare dal concetto saranno tematici, quindi vi ricordo quali sono i temi dei descrittori in modo tale che evitiamo di dimenticare di scrivere informazioni importanti in fase di concetto o evitiamo di scrivere magari qualche informazione di troppo. Allora, i quattro temi sui quali verranno scritti i descrittori sono il mondo di ieri, ovvero il tema che determina chi era il personaggio prima della piaga, lungo la strada, che approfondisce il periodo di transizione tra il vecchio mondo e il nuovo, quindi come ha vissuto durante la piaga, o comunque durante l'innesco della piaga, mettiamola così, il mondo di oggi, che descrive come è cambiato il personaggio con il cambiare del mondo in cui è costretto a vivere e sopravvivere, e il mondo di domani, che definisce cosa dà al personaggio la forza di andare avanti, qual è il suo scopo, quali sono le sue motivazioni, qual è la sua speranza, qual è la sua, diciamo, la sua morale, no? Quello che lo spinge a credere che nonostante tutto questo potrà diventare un posto migliore. Questi sono i temi dei descrittori. Mi sembrava giusto sottolinearli adesso perché... credo che aiutino a scrivere il concetto del personaggio, che vi potranno aiutare a dare forma alle vostre idee. Per cui, se qualcuno di voi ha già scritto qualcosa o vuole condividere, prego. E un'altra cosa, non so se vogliamo scrivere tutto questo nella bacheca di Miro, se sì, magari mettiamo la schermo così... Abbiamo anche... Non riesco a scrivere nel blocco di Riccardo, perché? Perché ci sta scrivendo Riccardo. Ah, basta. Stavo facendo esattamente quello, grazie Valerio. Potete condividere la bacheca di Miro su StreamYard? Arriva. Fai tu Valerio? Yeah. Così guardiamo tutti quello che state facendo, no? Se no vi devo non guardare. Non so se hai notato il tono, l'hai notato il tono. Arriva. Il tono. Arriva, eh. È già strafotte, è già in assetto. Faccio Krav Maga comunque. Oh, non ce l'ho la felpa per Krav Maga, dai. Mo. Avanti. Eccolo qua. Allora, quindi buttiamo giù due cose, poi scriviamo i quattro descrittori. Yes, giusto? Io direi che inizia Valerio perché si era già buttato giù qualcosa, nel frattempo infatti, io e Riccardo... Nel frattempo noi buttiamo giù qualcosa. Esatto. Allora, per i nostri ascoltatori, per quei quattro che ci stanno ascoltando e sono lì pronti a skippare il video perché si saranno già annoiati, vi tengo qui leggendovi un esempio di concetto di personaggio, nel frattempo che i ragazzi scrivono i loro... Giusto per capire, per chi non dovesse conoscere ancora come si crea un personaggio in Eco, giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Un concetto di personaggio, ad esempio, sui documenti che ho io, potrebbe essere questo. Marcus è un giovane dal passato travagliato. Tolto alla famiglia in giovane età, è affidato ai servizi sociali, ha vissuto una gioventù ai margini della società, segnata dalla violenza. Rinchiuso in carcere per aver ucciso una persona durante una rapina finita male, ha imparato a gestire la rabbia grazie all'aiuto della guardia con cui ha stretto amicizia. Scappato di prigione durante i giorni del contagio, ha trovato nella comunità la possibilità di un nuovo inizio.
diretto e a tratti brusco, lotta costantemente con la sua indole prevaricatrice per non mettersi nei guai. Questo era il concetto di questo Marcus, giusto per darvi un'idea e per anticiparvi quello che potrebbero scrivere i nostri tre eroi. Avete deciso i nomi dei vostri personaggi? Io mi chiamo Giovanna. Tu ti chiami Giovanna e di dove abbiamo sei? Scelto, scusa, abbiamo scelto una, un luogo di provenienza oppure i nostri personaggi possono venire un po' ovunque in Europa principalmente e diamo per scontato che parlino una lingua tra di loro comprensibile, ovvero l'inglese, anche se noi reciteremo sempre in italiano senza accenti strani. Qual è? Ma allora, se nell'ottica che fossimo gente che lavorava più o meno tutta assieme, secondo me avevamo una lingua veicolare comune da utilizzare. E che potrebbe essere anche lo svedese, visto che l'austriaco, lo svedese, dunque si fosse... Ma che lingua veicolare comune è lo svedese? Ma sì, infatti, raga. Se lavori tutti in Svezia, sì, magari sei lo svedese. Ah, ok, cioè nel senso se lavoravamo tutti... Però se veniamo da posti diversi, mi hanno detto, parliamo svedese. Ma nell'idea che abbiamo avuto, che era comunque un centro ricerca che faceva cose... E che adesso si è messo a muoversi, vuol dire che più o meno erano persone che già lavoravano insieme o hanno iniziato. Secondo me, nei centri di ricerca in Svezia parlano inglese comunque. Sì, stavo dicendo la stessa cosa. Se anche secondo me. Secondo, scusate. Comunque, mi sembra fare il puntacazzismo questo, e possiamo infatti anche evitarlo. Anche perché in 10 anni avremo. Cos'è? 10 anni della piaga, non mi ricordo più adesso. 5? Boh. E comunque negli anni della città adesso qualcosa avremo imparato. No, ma quello che stavo dicendo io era proprio questo, nel senso che se partiamo dal presupposto che eravate colleghi prima e lavoravate in un centro di ricerca scientifico, viene facile pensare che parlerete tutti la stessa lingua. E è anche sensato che proveniate anche da punti dell'Europa o del mondo differenti, se si tratta di un centro di ricerca. Poi che lingua parlate è l'ultimo dei problemi. Ok, io ho deciso di essere austriaca, quindi... Ok. Allora, io vedo Valerio bello, come dire, pronto, quindi non so se vuoi leggerci il tuo concetto. Vabbè, ho scritto un po' di frasi a caso. Giovane scienziato estremamente cagionevole e debole, così non sono andato su qualcosa di specifico, però zoppica, osserva il mondo circostante perché la natura offre migliori spunti, la bioingegneria è il suo pane quotidiano, inventore, vuole sfruttare la sfora per curarsi. Ok, va bene. E quindi adesso il nostro buon Valerio sta procedendo a scrivere i suoi descrittori. E si chiama Franz. Giusto? Mm-hmm. Bene. Vedo Giorgio... Franz, forse. Forse. Ma avete vedo distratto Giorgio... i nomi, ma il nome ci penso dopo. Sento, vedo Giorgio e Riccardo ancora indecisi, quindi... Sì, perché io sto scrivendo in un commento, adesso lo copio. Ok. Va bene, io posso suggerire nel frattempo ai nostri spettatori, quando Fabrizio vi spiega le cose, mettetevi in sottofondo quella comunemente chiamata sigla di Super Quark, o per i più aria sulla quarta corda di Bach, e che è molto... Ah no? Cioè, Bach quando l'ha scritta non l'ha chiamata sigla di Super Quark? No. Strano, anche io sono rimasto sorpreso, però no. Scusi. Allora, se volete, ho il mondo di ieri. Vai, lo dici e poi andiamo avanti con noi altri, ok? No, se voi avete concetti direttamente gli scrittori. Se voi avete concetti, andate dei concetti. Allora, io ho scritto a elenco puntato perché come mi trovo meglio per fare questa parte. Allora, ex camionista, ha girato tutta Europa, lavorava con gli scienziati, dirige gli spostamenti, ha un figlio nato poco dopo l'apocalisse, è pratica di meccanica, ha imparato molto dagli scienziati, vuole portare tutti in salvo e non crede nella violenza contro gli umani. Ok, bene. In questo modo facciamo vedere anche a chi ci sta, a chi ha la sfortuna di ascoltarci e di vederci,
i diversi approcci nello scrivere i concetti dei personaggi. Riccardo ha fatto un elenco di frasi, Valerio ha scritto una cosa un po' più didascalica, però funzionano tutti allo stesso modo, funzionano entrambi i metodi allo stesso modo. Va bene, Rick, allora vai a selezionare le frasi che ti sembrano più significative per scrivere i quattro descrittori. Sì, adesso faccio questa parte. Ok. Nel frattempo, dato che siamo nella fase in cui si scrivono i descrittori, vi ricordo che il descrittore è una frase che spiega tematicamente, appunto, quello che un personaggio sa fare, quello che un personaggio è in grado di fare, o banalmente anche quello che è il carattere, il modo di fare, insomma, delle caratteristiche che sono utili, secondo il giocatore, a descrivere il proprio personaggio, in questo caso seguendo i quattro temi che sono stati detti prima. Ogni descrittore deve essere formato da due elementi. Generalmente si scrive prima il descrittore nella sua accezione positiva e poi si va a ricavare, o comunque si va ad aggiungere, quello che viene chiamato rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia è una seconda parte del descrittore che va a sottolineare invece quello che potrebbe essere un lato negativo inerente a ciò che è stato spiegato prima. Molto banalmente, andando a fare un esempio pratico di quello che abbiamo detto, se un descrittore dice credo fermamente in ciò che dico e nulla può farmi cambiare idea, un'accezione negativa potrebbe essere: ma questa cosa mi rende poco socievole. Dico, ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente, ma per cercare di far capire bene o male quello che potrebbe essere il rovescio della medaglia. A cosa serve? Lo vedremo dopo. Qualcuno di voi ha scritto i propri descrittori? Il primo, sì, il mondo di ieri. Solo la parte positiva o vuoi anche quelle negative? Allora, il manuale suggerisce di scrivere prima tutte le parti positive e poi di aggiungere i rovesci alla medaglia. Ma possiamo tranquillamente andare come ci pare. Non perché vogliamo essere anarchici nei confronti del manuale, ma perché vi vedo già avviati, per cui non sta a me fermarvi. È noto con piacere che Giorgio è taciturno, per cui abbiamo perso il nostro Walter Bishop. No, sta scrivendo, non si sa. Va bene. Sì, allora, il mondo di ieri. Vai. Giovane ambizioso talento della bioingegneria, troppo sicuro di sé per mettersi in discussione. Ok, giovane ambizioso talento della bioingegneria, troppo sicuro di sé per mettersi in discussione. Allora, anch'io ho scritto la parte positiva del mondo di ieri, che ero una camionista e ho girato tutta l'Europa e conosco quasi ogni strada. Ok. Va bene. Nel frattempo che voi state a completare i vostri personaggi, vi racconto un po' quello che succederà dopo. Cioè, una volta scritti i descrittori, come detto, si dovranno scegliere dei doni che sono inerenti ai descrittori scritti. Ma nel caso in cui, nel caso dei personaggi, a differenza della comunità, il passaggio tra descrittori e doni prevede un passaggio intermedio, ovvero la scelta degli archetipi. Che cosa sono gli archetipi? Banalmente sono, se proprio vogliamo utilizzare una parola rubata dal vocabolario di GDR, sono le classi, ok? In realtà ci raccontano anche narrativamente un po' chi è il personaggio, perché l'archetipo si ricava da quello che è stato scritto dai descrittori. Per esempio, se il nostro scienziato dalla salute cagionevole, no, parlavo di tuo figlio Giorgio, non parlavo di te, se il nostro giovane scienziato dalla salute cagionevole scrive che osserva il mondo circostante perché la natura gli offre i migliori spunti, ma è anche un super esperto di biotecnologia, per esempio lui potrebbe raccontarci di come sia un sapiente andandoci a prendere un
un archetipo fra quelli esistenti, che va a raccontarci le sue qualità accademiche di scienziato, ma come sia anche un esperto, per esempio, andandoci a raccontare il modo in cui l'archetipo sottolinea le sue conoscenze sulla natura, sottolinea cosa ha imparato grazie alla piaga. Ne ho detti due a caso, guardando fra quelli che ho sotto gli occhi, non è detto che Valerio sceglierà questi, però giusto per far capire bene o male come si fa la scelta dell'archetipo. Ne ho detti due non a caso, perché in The Dare gli archetipi da scegliere sono due. Generalmente uno dovrebbe raccontarci chi era il personaggio prima della piaga e l'altro dovrebbe raccontarci in che modo il personaggio è cambiato dopo la piaga. A cosa servono gli archetipi? A livello di gioco, banalmente, a settorializzare i doni che andranno a scegliere, perché ogni archetipo avrà i suoi doni personalizzati e quindi poi sarà più semplice per i giocatori scegliere nella lista in base ai due archetipi che sceglieranno. Mettete per il momento in pausa la sigla di Super Quark di Buck per tornare ai nostri giocatori. Avete scritto qualcosa? Perché a breve io finisco il manuale e non so più cosa dire. Però in non devi finirlo perché no, lo devono comprare, quindi insomma non leggerlo tutto, se no che scherzo, sarà bellissimo e quindi lo comprerete anche se Fabrizio ve lo racconta tutto quanto. Allora, io ho scritto il concetto un po' a caso, nel senso che sono un po' parzialmente il metodo appunti, parzialmente no, quindi... No? Così, così per confonderci ancora di più su come sono entrato nel personaggio, diciamo. Ok. Allora, avevo scritto questo: era uno scienziato i cui metodi e le cui scoperte erano molto discusse prima del mondo, ed era tra i più energici sostenitori della piaga. Non so se prima la chiamassero piaga. Spora. No, dubito. Spora. Sì, forse. Spora. Allora. No, il balsamo all'inizio, se non ricordo male. Il balsamo, non so se c'è scritto, ma in The Dare classico era il balsamo, se ricordo bene. Dopo il disastro causato dalle piaghe, sentendosi in colpa, ha cominciato a cercare di rimediare per salvare l'umanità, mettendo a disposizione di tutti le sue conoscenze e abilità, tipo di chi incontra. Viaggia con alcuni dei suoi colleghi, prima della fine del mondo, tra cui il figlio. È praticamente pronto a tutto per rimediare i suoi peccati, e ha una sessione per il tempo e continua a mantenere il Doomsday Clock, che ora tuttavia segna dei minuti dopo la mezzanotte, perché il mondo è finito, quindi... E parla costantemente quindi di tornare indietro nel tempo. Lui fa questa... dice che bisogna tornare indietro nel tempo, intendendo che deve tornare indietro il Doomsday Clock a prima della mezzanotte. E poi, come punto finale, proprio per diciamo aprire completamente l'ispirazione a Walter Bishop, ci ho scritto che fa spesso uso di sostanze psicotrope e allucinogene per aprire la propria mente. E oggi su Discord lo aggiungo perché sì, un po' battuta, un po' vero, ha detto chissà se dalla piaga si può ricavare qualche droga che apre ancora di più la mente al mio interessante scienziato. Questo è il concetto. No, adesso vado a scrivere. Sto già vedendo la scena in cui la camionista Joanna dirà allo scienziato pazzo: non possiamo proseguire, la strada è interrotta. E lo scienziato dirà: dove andiamo noi? Non c'è bisogno di strada. E io risponderò: sì, ci servono, abbiamo le ruote. E nel frattempo si vede lo scienziato cadere dal burrone Clay in maniera... Va bene. Sì. Grazie per la seconda ispirazione. Un po' Walter Bishop, un po' Doc. Va benissimo. Va bene. Giove. E se ne va. Dopo aver detto grande allora. Giove, decide di andarsene vittorioso. Allora, intanto io posso leggere, ho altri due scrittori scritti. Ottimo. Allora, ho scritto lungo la strada, quindi nel tempo tra la piaga e adesso cosa ho fatto, cosa è successo. Ho scritto: mi sono unita alla comunità e ho imparato il più possibile dagli scienziati, ma la mia priorità è il bene di mio figlio.
Quindi ok, anche quindi la parte negativa ci hai scritto stare. Anche il rovescio, va bene, esatto. Ok, perché scusa, respirato. Domanda, visto qua, sì. Cioè, essere figli in... ah no, il tuo figlio è nato dopo la piaga, vero? Sì, subito dopo. Mi era venuto un dubbio se era nostro figlio. Anche se... No, non ci sta come... cioè... okay. È figlio di qualcun altro, che non è qui probabilmente. Perché... Figlio di NN. Va bene. E poi ho scritto anche il mondo di oggi, cioè quello che faccio oggi. Ok. E ho scritto: dirigo gli spostamenti della comunità e i non scienziati mi vedono come un punto di riferimento. Ma la responsabilità di questo ruolo a volte è troppo grande per me. Ok. Va bene. Magari poi dopo ce li rileggiamo tutti in ordine, sì, personaggio per personaggio, così facciamo le cose per bene. Però va bene. Scusa Fabrizio, scusa maestro della piaga, i descrittori vanno sempre in prima persona, no? Perché ho letto che invece il concetto è in terza persona. Sì, però i descrittori vanno in prima, sì. Grazie. Avete capito? Voi che state ascoltando e non avete mai giocato a Monadeco, i descrittori vanno scritti in prima persona, così come abbiamo fatto con i descrittori della comunità, chiaramente scritta non in prima persona dalla... come dire, dalla parte della comunità, ma da parte di chi quella comunità la vive. Sono una comunità abbastanza recente. Ok. Valerio, mi sembra che tu abbia finito. Quasi, mi manca un dono. Come un dono? Anche il descrittore. Ho provato. Comunque, allora... Vabbè, allora leggici in ordine i tuoi descrittori in modo tale che abbiamo un quadro generale del personaggio. Allora, non sono completamente convinto del mondo di oggi, ma ci vado... cioè, nel senso, ci ragiono ancora un po'. Allora, il mondo di okay. Ieri, giovane ambizioso talento della bioingegneria, troppo sicuro di sé per mettersi in discussione. Ok. Lungo la strada, ho manipolato chi mi sta vicino per perseguire i miei scopi, approfittando del mio ingegno. Il mondo di oggi negativo qual è? Manipolato chi mi sta vicino, no? Cioè, nel senso, lo vedo come il lato negativo del ho fatto qualcosa di brutto in questo senso. Ma io lo espliciterei, perché ho manipolato chi mi sta vicino per perseguire i miei scopi e anche può essere anche un'accezione positiva nel senso delle qualità okay. del tuo personaggio, no? Sei un buon manipolatore. Il rovescio lo espliciterei. Che potrebbe anche essere, ma mi sono lasciato dei nemici lungo la strada, cioè per dire, no? Ma ho perso qualcuno di importante, che ne so. Ok, va bene, ora ci torno. Ok. Il mondo di oggi, mi assicuro che il reattore J4, niente, ho messo un nome random. Perché hai dato il nome al reattore, va bene, ok. Funzioni sempre al meglio e colgo ogni occasione per sottomettere la natura al mio controllo, incurante delle conseguenze. Ok, va bene. Il mondo di domani, devo trovare il modo di sfruttare la sfora per curarmi, fosse anche pericoloso perché non ho altra scelta. Nel senso che okay. Mi immagino che comunque lui senta che i suoi giorni sono contati perché è così cagionevole, no? Ok. Va bene, tu non ci hai raccontato in realtà... come ti sei ammalato e perché? Cioè, lo sei dalla nascita? Ti sei ammalato a un certo punto, ma non sai di cosa? Sei stato avvelenato da tuo padre. Lo scopro appena Walter si concretizza. Ok, va bene. Ok, allora pensa al rovescio della medaglia del descrittore lungo la strada. Però tu ci sei. Rick, ce li vuoi leggere anche tu in fila? Aspetta un attimo, che sto finendo un negativo, okay. Poi mi manca un negativo, ma non mi viene, quindi poi vi chiedo aiuto. Ok, va bene. Allora, detto che stiamo parlando dei rovesci della medaglia, credo che mi sembra giusto raccontare anche un po' a cosa servono. Oltre ad avere un ottimo utilizzo da un punto di vista di spunto narrativo, che per quanto mi riguarda resta la principale funzione dei rovesci della medaglia, cioè... raccontano quelli che sono i difetti e le debolezze dei personaggi, che da portare in gioco vanno a creare sempre situazioni molto interessanti.
diciamo che il giocatore è incentivato a portare in gioco il rovescio della medaglia dei propri descrittori, perché ribadisco che deve essere il giocatore a farlo e non il maestro della piaga a dover portare in gioco il rovescio della medaglia del descrittore. Nel momento in cui il giocatore decide di portare in gioco il lato negativo dei suoi descrittori e riesce a mettersi nei guai o a mettere nei guai i suoi compagni o a creare una situazione di svantaggio per sé, per i suoi compagni o per la comunità, marca il descrittore, quindi gli fa una spunta, e prende dei punti esperienza. Punti esperienza che poi potrà spendere nelle sessioni di interludio, vedremo poi cosa sono, per far avanzare il proprio personaggio, mettiamola così. Anche se, allora, questo mi piace ribadirlo, il potere narrativo che hanno i rovesci della medaglia dei descrittori, secondo me, rappresentano sempre il punto di forza di quel che rappresentano. Vai, Rick. Allora, ve li leggo e poi datemi poi un'opinione, se va bene, se c'è qualcosa da mettere a posto. Ok. Il mondo di ieri. Ero una camionista. Ho girato tutta l'Europa e conosco quasi ogni strada. Conducevo una vita sregolata e in più di un'occasione sono stata coinvolta in risse brutali. Ok. Come rovescia la medaglia. Quindi probabilmente c'è ancora qualcosa in me di questa cosa un po' autodistruttiva o qualcosa del genere. Adesso poi vedremo bene come farla. Ma non eri contro la violenza? Infatti no, ho cambiato con non uccide gli umani. Ah, ok. Vabbè. Ma perché quello che ho pensato in realtà è che appunto fosse una che magari si ubriacava spesso e lì perdeva un po' il controllo. Va bene, ok. Però poi aggiustiamo un attimo il tiro. E no, perché man mano che uno scrive gli vengono in mente le cose. Certo. Allora, lungo la strada mi sono unita alla comunità e ho imparato il più possibile dagli scienziati, ma la mia priorità è il bene di mio figlio. Ok. Quindi adesso non so se esplicitare meglio il rovescio della medaglia, ma cioè, mi sembra abbastanza... Sì, secondo me può funzionare, nel senso che è chiaro quello che ci vuoi raccontare. Sì. Cioè, tu sei molto altruista, ma quando si tratta di tuo figlio in realtà diventi egoista, quindi esatto. Sì, è un ottimo rovescio alla medaglia. Allora, okay. Nel mondo di oggi ho messo dirigo gli spostamenti della comunità e i non scienziati mi vedono come un punto di riferimento, ma la responsabilità di questo ruolo a volte è troppo grande per me. Ok, va bene. E come il mondo di domani, che è quello su cui sono un po' in dubbio, è vorrei trovare un luogo sicuro per la mia famiglia e poi non so come mettere, però non... cioè pensavo una cosa tipo anche se questo dovesse portarmi lontano dalla comunità, ma non mi piace. Cioè, però io stavo dicendoti la stessa cosa, un luogo sicuro per la tua famiglia vuol dire che a un certo punto devi dire addio alla comunità. Dato che prima hai raccontato di avere tanta responsabilità addosso, secondo me come rovescio alla medaglia questo non sarebbe male. Più quindi, che altro devi vedere come e in che modo riesci a portarlo in gioco. Infatti è quello che pensavo. Beh, potresti giocarla da un altro punto di vista, cioè mantenere il concetto, quindi devo trovare un posto sicuro per la mia famiglia, questo vuol dire lasciare la comunità, ma te la potresti giocare da... questo per te per il momento è un segreto, perché tu non vuoi dire alla comunità che presto o tardi la lascerai. Potrebbe essere un segreto che ti porti dietro, non lo so. Insomma, vedi tu quello che ti piacerebbe poi giocare di più. Un luogo sicuro per mia famiglia, ma è un segreto che al momento nessuno sa. Come la metto giù così? Ma è un segreto che al momento nessuno conosce. Sì, diciamo che noi sappiamo che cosa vuol dire, quindi scritto come lo hai scritto funziona, nel senso che... Sì, poi magari metto un po' a posto l'italiano di queste frasi. No, nel senso che c'è dell'implicito, ma noi lo conosciamo, quindi va bene, nel senso che funziona. Direi che mettere a posto l'italiano non è un problema nelle nostre campagne. Va bene, Walter. Yes, ne ho scritti due. Grande. Ho scritto il mondo di ieri, la strada. Il mondo di ieri era uno scienziato molto affermato e altrettanto discusso.
virgolato, non ho messo un ma questo è il lato negativo, e ho sostenuto l'applicazione della piaga e ora ne devo sopportare la colpa. Va bene, ok, ci sta. Lungo la strada... Quindi tu sei riconoscibile nel mondo? Sì. Cioè, se qualcuno è un po' più, diciamo, più legato al mondo di ieri, potrebbe riconoscerti come... Sì, direi di sì, direi di sì. Ok. Cioè, perfetto. Me lo immagino proprio come uno scienziato non solo, cioè, conosciuto al pubblico. Sì, 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 sì. Vabbè, eri un personaggio comunque pubblico, sì, volente sì, o nolente lo eri. Sì, va bene, sì. Ok. Lungo la strada ho dimostrato di sapere applicare le mie conoscenze teoriche trasformandole in tecnologia. Tuttavia ho dovuto spesso oltrepassare ogni limite morale. Ok. E poi ci racconterai tu in gioco che cosa vuol dire questo limite morale. Vabbè. Non lo so, ma potrebbe essere il motivo per cui il mio figlio ha un problema. Bello. E perché no, in fondo. Sì. E stavo scrivendo il mondo di oggi, ma mi sono, insomma, non l'ho scritto. Mi sono arenato, va bene, esatto. Va bene. Ok, va bene, mi sembra che comunque stiamo andando bene. Rick, dimmi. E il prossimo step cosa sono, i doni? Gli archetipi. Ah, gli archetipi, giusto. Sì, l'ho dati per scontato. Valerio, tu li hai scelti gli archetipi? Oh, scusa Rick, stavi dicendo qualcosa. No, dicevo che io in realtà li avrei scelti tra tutti. Io vorrei fare esperto barra leader. Va bene. Okay. Perché comunque esperto per tutta la parte di meccanica, guida, eccetera eccetera, e leader per la responsabilità che mi hanno dato di guidare appunto la nostra carovana tra virgolette. Ok, va bene. Mi sta bene. Potrebbe essere utile leggere quali sono gli 8 archetipi disponibili nel documento che ho io adesso, ma non lo faremo. Leggeremo solo quelli che i nostri giocatori sceglieranno per i loro personaggi. Infatti. Esperto e leader. Esperto possiede competenze tecniche e pratiche in uno specifico ambito di applicazione. Le sue conoscenze sono prevalentemente di natura pratica e tende ad operare sul campo, per esempio meccanici, elettricisti, infermieri, esperti di sistemi di sorveglianza, eccetera, eccetera. Mentre leader dice... Personalità di grande carisma, è capace di ispirare le masse. Un leader si rivolge al suo interlocutore per motivare o dare indicazioni, non per manipolarlo. Per esempio, dice ufficiali, capitani d'industria, leader politici, manager, eccetera, eccetera. Valerio, tu che archetipi hai scelto? Persuasore e sapiente. Ok. Posso pure dire se vuoi il rovescio della medaglia, come mi dici, se ti piace. Sì, assolutamente. Allora, continua a mettere in pericolo tutti mantenendo in funzione il J4, sebbene sappia quali siano le conseguenze comporti. Ok, va bene. Direi che quel continuo a mettere in pericolo tutti mi dà parecchia fiducia su parecchi spunti che puoi mettere in gioco, quindi. Ottimo. Ok, quindi anche tu hai finito, abbiamo solo un ritardatario che comunque lo vedo indaffarato, per cui... Vi aggiorno con l'ultimo descrittore, il mondo di oggi, poi mi manca il mondo di domani. Il mondo di oggi è: analizzo costantemente pro e contro di ogni scelta, misurandola in minuti, ma questo mi espone all'analysis paralysis. Ok, certe volte mi blocco perché sono troppi fattori da dover scegliere. Ok. Bello, ci stai mettendo tanto, però sono belli, questo te lo concedo. Detto questo, abbiamo detto persuasore e leader, per Franz, personaggio di Valerio, per cui sul leader abbiamo... No, perché persuasore e leader? Persuasore e sapiente, non so per quante stai. Sì, persuasore e sapiente. Persuasore dice, sa come comportarsi e cosa dire per raggiungere i propri scopi. Fa della comunicazione la sua arma principale, sia per mitigare gli animi che per inasprirli. Esempi, giornalisti, influencer, divulgatori, predicatori, politici, mercanti, eccetera. Sapiente, invece, ci dice, ha vaste conoscenze tecniche e o specialistiche in una specifica branca del settore accademico. Un sapiente non è necessariamente un laureato e può avere seguito un percorso di studio atipico o non ufficiale.
esempi medici, scienziati, teologi, accademici in generale. Babini, babini. Se volete, cominciate a dare una lettura ai doni, voi che avete già scelto gli archetipi, così possiamo andare avanti. Allora, io stavo... Perché starò zoomando proprio su Giorgio? Allora, Valerio vedo che ha già scelto i doni, quindi può cominciare lui a fare, direi. Ci spostiamo allora. Allora, pensavo, ma dico correggetemi, di associare al mondo di ieri, quindi giovane ambizioso, talento della bioingegneria, troppo sicuro di sé per mettersi in discussione, ingegnere. Ok. Che dice, padroneggi le scienze ingegneristiche e sei specializzato in una delle sue varie branche. Hai conoscenza generale delle principali discipline ingegneristiche, meccaniche, termodinamiche, eccetera, e ti sei specializzato in una di esse. Devi scegliere quale nel momento in cui prendi il dono, vabbè, l'abbiamo scritto. Spendendo insomma e prendendoti il tempo necessario per studiare un oggetto, un meccanismo, un edificio, una struttura, puoi capirne il principio e la modalità di funzionamento, come metterlo in funzione e quali sono i suoi punti vulnerabili. Se il soggetto dei tuoi studi rientra nel campo della tua disciplina, ottieni anche tu dati di vantaggio al tuo prossimo check di posizione che lo riguarda. Ma Valerio, io non ho mai giocato a Monadeco e ti ho sentito dire puoi spendere un soma. Cosa sono questi punti soma? Ah, non lo so, li dice, li spiega questi Fabrizio. No, vabbè. Ma avevo fatto una domanda. Scusa. E mando il silicio, il silicio. Il silicio me lo potresti mandare pure. Va bene, i punti soma sono una risorsa limitata del personaggio. Ora non lo so in realtà, ancora non mi sono fatto il conto, però diciamo che in teoria si aggirano intorno tra gli 8 e gli 11, credo, 8 e 12, sì, più o meno il valore medio dei punti soma dovrebbe essere quello, e che puoi utilizzare durante un tiro di posizione o di difesa per ottenere praticamente una riuscita o un successo, mi confondo sempre. Un successo automatico, che non significa la riuscita del tiro, ma significa semplicemente che al posto di tirare un dado metti un soma. Questa cosa la puoi fare solo esclusivamente quando metti in gioco un descrittore, giusto anche qua? Giusto anche qua. Perfetto, le cose non cambiano tra una versione e l'altra, magnifico. Quindi se ad esempio sto facendo un'azione in cui entra in gioco la mia conoscenza della bioingegneria, potrei anche decidere di fare avere un successo cioè una riuscita automatica della mia azione, pagando abbastanza punti soma da coprire l'intero costo, no? Esatto. Quindi banalmente i punti soma sono dei punti che puoi sostituire ai dadi nel momento in cui vai a fare un check, solo se stai compiendo un'azione dove entra in gioco un tuo descrittore. O che posso spendere in casi specifici come questo dono, in cui spendendo un soma posso fare determinate cose. Ok, perfetto. Grazie Valerio per questa pillola di Monadeco. Super Quark si mette anche sotto la mia voce o solo in quella di Fabrizio? No, io ce l'ho fisso in cuffia, c'è un video che dura un'ora, registrato. Lo sto sentendo e lo metteremo in descrizione del video, direi. Perché... Ok, perfetto. No, sotto allora, Valerio c'è la ruota della fortuna. E no, questo era ok il prezzo giusto, no, però questo, vabbè. Pensavo questo anch'io in realtà, quindi era questo. quindi va bene uguale. Questa sigla qua si sente nel programma solo un pezzettino, andatevela ad ascoltare che è una bomba tutta quanta, è bellissima, è un pezzo fantastico, poi ve lo linko. Va bene, sempre di Bach. Detto questo, subito dopo, pensavo, lungo la strada, vabbè che ho manipolato chi mi sta vicino per perseguire i miei scopi e approfittando del mio ingegno, continuo a mettere in pericolo tutti, mantenendo in funzione il G-Force, sebbene sappia quali siano le conseguenze, ho pensato di associarci manipolatore. Allora, io stavo per chiederti
il dono precedente fa parte di quale archetipo? Sapiente. Sapiente. Ok, invece questo secondo fa parte dell'archetipo persuasore. Va bene, manipolatore in sintesi che cosa ti permette di fare? Praticamente capisco stato d'animo e bisogni delle persone, li sfrutto a mio piacimento, comunque a mio vantaggio, posso spendere un somma per ottenere uno fra tre effetti e può essere ottenere due dadi in vantaggio in un ciò collegato a una cosa di posizione in un ambito sociale, oppure scoprire l'emozione più intensa che sta provando il soggetto o scoprire la sua necessità più impellente. Perfetto. Mondo di oggi? Mi assicuro che il reattore J4 funzioni sempre al meglio e colgo ogni occasione per sottomettere la natura al mio controllo, incurante le conseguenze, penso occhi sul mondo, nell'ottica di guardare la natura, osservarla, capire sempre, cioè nel senso vedere, non farmi sfuggire qualcosa. Okay. Va bene, ora in realtà però che leggo non è proprio quello che pensavo, nel senso che mi sono fatto ingannare dal titolo Occhi sul mondo perché è più sul sociale, nel senso sei abituato a interagire con uomini e donne di ogni tipo, è difficile nasconderti qualcosa, quindi ho fatto esplodere qualcosa nel frattempo, e quindi è anche possibile la cambi, non lo so. E... va bene, va bene. Perché pensavo fosse sull'osservare in generale, non sull'osservare le persone nello specifico. Il mondo di domani invece gli ho collegato farmacista, considerando la storia della spora e del curarmi. E praticamente mi permette di creare ogni sessione un composto che può avere diversi tipi, dal migliorare le prestazioni in combattimento al rilassarsi, narcotizzare qualcuno, avvelenarlo o curarlo. Bello, me lo ricordo. Sì. Una nota per chi ci ascolta e anche per voi, perché in realtà potreste non ricordarlo, essendo dei noti smemorati. Esistono anche doni generici, quindi i doni che andrete a scegliere non dovranno necessariamente appartenere ai due archetipi che avete scelto, ma c'è anche tutta una lista di doni generici che è a disposizione, diciamo, e sono lì per essere scelti. Quindi Valerio, dato che tu hai deciso di cambiare... Osservatore, eccolo! Osservatore, non era occhi sul mondo. Grazie. Grazie a chi? Prego. A te. Allora, io li ho scelti. Vi ricordo, scusatemi un attimo, che ci sono anche i doni di obiettivo. Che sono sempre dei doni generici che sono aperti a tutti, però a differenza degli altri si finalizzano nel raggiungimento di un obiettivo. Non sto qui a leggerli, magari ne leggeremo uno se qualcuno di voi lo sceglierà. Ne ho scelto uno. A posto, allora abbiamo anche l'occasione per fare un esempio. Vai Rick. Allora, sul mondo di ieri, cosa faccio? Rileggo anche il... descrittore, leggo soltanto il dono. Ma sì, dai, leggici anche il descrittore, così diamo tempo a Giorgio di finire. Ok, il mio descrittore era: ero una camionista, ho girato tutta l'Europa e conosco quasi ogni strada. Conducevo una vita sregolata, in più di un'occasione mi sono stata coinvolta in risse brutali. E io ho scelto esperienza, che è nell'archetipo esperto. Ok. Dice... hai molta esperienza nel tuo campo di interesse, sono poche le cose che non sai o i problemi che non hai affrontato in precedenza. Definisci il tuo campo di esperienza quando prendi il dono. Deve trattarsi di un campo del sapere con forti applicazioni pratiche, ad esempio meccanica, elettrica, idraulica, eccetera, eccetera. Io farei meccanica applicata allo spostamento, cioè proprio il... meccanico. Sì, il meccanico ma da camion proprio. Cioè. Sì, ok. Ecco, in realtà lo volevo più legare al mio lavoro da camionista, perché come dicevo io conosco quasi ogni strada, quindi sono più esperto di quello. Ok. Cioè, quindi legato più al mio lavoro che rispetto a una cosa così, se va bene, se no comunque va bene anche sul camion, eccetera. Per me va benissimo, scegli tu. Poi dice: una volta per scena posso fare una domanda specifica su un luogo, persona, oggetto, situazione collegati al mio campo di esperienza, e il maestro della piega risponde con una più informazioni utili.
e guadagna inoltre un dato di vantaggio al primo check di posizione in cui tutte le in cui le informazioni ottenute si sono rivelate utili. Non so dove l'ho letto, ma in realtà in cui le informazioni ottenute ti sono d'aiuto, però io ho parafrasato. Okay. Va bene. Lungo la strada, in realtà qui ho un'indecisione, ma adesso me la togliete voi. Mi sono unita alla comunità e ho imparato il più possibile dagli scienziati, ma la mia priorità è il bene di mio figlio. Io qua ero deciso tra tutto fare e riparazione di fortuna. Fanno due cose abbastanza simili ma diverse. Allora, tutto fare dice: hai cambiato molti mestieri senza padroneggiarne mai nessuno, e praticamente una volta per sessione posso creare un descrittore che rappresenti una delle cose che ho preso a metà, che qua fa esempi: so fare nodi come un marinaio o so condurre una barca a vela, ma non sono un marinaio esperto. Ok. E ci può stare anche su queste cose che ho imparato. Contemporaneamente anche riparazione di fortuna può starci. Sai come prenderti cura di macchine e motori, strutture in ferro e simili. Se prendi il tempo necessario, posso spendere un soma per far ripartire un motore, fare riparazioni temporanee ai veicoli a strutture metalliche, anche se non ho attrezzatura e ricambi. La riparazione resiste per l'intera scena, finché il veicolo e la struttura non subiscono ulteriori danni. Alcuni tipi di danno potrebbero non essere riparabili. Uno è più generico, l'altro è più specifico. Esatto. Non saprei quanto magari riparazione di fortuna si va a sovrapporre con esperienza come... Stavo dicendoti la stessa cosa, secondo me... Perché allora se esperienza la mettiamo su questa cosa del essere la super autista, riparazione di fortuna fa proprio un'altra cosa a questo punto. Ma guarda, per quanto mi riguarda, applicata al mezzo di trasporto, quindi al tuo camion o comunque alla carovana che vi portate dietro, il dono che hai scelto prima, l'esperto, sì, può tranquillamente sostituire la riparazione di fortuna. È chiaro che la riparazione di fortuna però si applica a tutti gli oggetti meccanici, sì, sì, quindi anche qualcosa che per te tecnicamente che è estraneo al lavoro da camionista. Sì. Quindi secondo me valuta questo. Finalizzato invece a quello che è la descrizione che hai sul descrittore, i due si possono tranquillamente sovrapporre, quindi io ti consiglierei di prendere l'altro, di prendere quello tutto fare. Sì, tutto fare. Sì, poi al massimo in gioco vediamo se magari è meglio l'altro. Allora, qua mi tengo tutto fare. Vai, lo cancello dopo. Cioè, oggettivamente tu hai un descrittore che dice era una camionista, che basta per giustificare che sai riparare il motore di un camion, per quanto mi riguarda. Oppure non metto esperienza sopra e gli metto riparazione di fortuna, però secondo me ci può stare. Se tu esperienza lo vuoi utilizzare anche dal punto di vista dell'orientamento, della conoscenza delle strade. Eh sì, perché secondo me ci sta di più come sul mio descrittore. Sì. Cioè, per esperienza lo puoi utilizzare in entrambe le cose, perché oggettivamente rientrano nel lavoro che facevi. Cioè, non focalizziamoci su una cosa, no? Ok. Allora, sul mondo di oggi io dirigo gli spostamenti della comunità e i non scienziati mi vedono come punto di riferimento. Ma la responsabilità di questo ruolo a volte è troppo grande per me. E qui ho preso dal leader giusti consigli. Ok. Che dice: curi la mente dei tuoi compagni come il corpo può essere ferito in molti modi. Puoi dare supporto psicologico a un alleato che possa sentire la tua voce, passandogli uno o più dei tuoi punti somma per aiutarlo in un check posizione. Se lo faccio, ho un dato di vantaggio alla prossima azione. Secondo me utile. Ci sta. Molto e ho inciso utile. Tra questo, in realtà, i pietre di paragone, che i tuoi uomini ti guardano con rispetto e devozione. Però mi sembra più giusti consigli per come l'ho messo giù io. Sì, secondo me pure. Ok, e mentre sul mondo di domani... Vorrei trovare un luogo sicuro per la mia famiglia, ma è un segreto che al momento nessuno conosce. Ho scelto ambizione, che è uno di quelli di cui parlavi prima. Ok, obiettivo. Un dono di obiettivo. Quindi dice, hai un obiettivo a lungo termine che vuoi realizzare. Determina uno scopo che muove il personaggio in relazione a uno o più dei suoi descrittori. Riceve 2 punti esperienza se durante una crisi ha stretto un'alleanza e legami utili al tuo scopo. Questo dono si attiva al massimo una volta per crisi, i punti ottenuti vengono riscattati a sua risoluzione. Ok. Va bene. Secondo me ci sta come ci dono. Sta. Sì, sì, sì.
assolutamente. Anche perché tu nel tuo descrittore parli proprio di un obiettivo, cioè non... E secondo me è giusto prendere uno di questi qua. Bene, 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 bene. E qui torniamo a Giorgio. Ci siamo? I descrittori li ho detti tutti, no? Ah no, il mondo di domani non ve l'ho detto, mi sa. Esatto. Il mondo di domani è: faccio uso di droghe, psicotrope e allucinogeni per alleggerire il peso della colpa e per aprire la mia mente alla ricerca di della salvezza dell'umanità. Quindi io mi immagino... Il lato negativo è abbastanza evidente, insomma. Mi immagino uno di questi camion in cui crescono piantine che tu poi ti fumi. Chiaramente. Cose del genere. E ovviamente io sostengo che sono per la ricerca, in realtà sono piantine della spora. Ed è diventato immediatamente Dr. House. E poi dopo... Sì. Continua su Walter Bishop. Valerio, sposti su... Ah, su Giorgio, vero? Grazie. Questi sono quelli. Poi i doni in realtà sono un po' in difficoltà. Aspetta. Perché come archetipi pensavo ovviamente sapiente e esperto, visto che insomma era, anche se sei un po' ridondanti, però è decisamente quello più adatto, sono i più adatti secondo me. Dunque, pensavo che ho dimostrato di saper applicare le mie conoscenze teoriche trasformandole in tecnologia, tuttavia lungo la strada potrebbe essere... Allora, scusa. Il mondo di ieri potrebbe essere chimico, pensavo. Ok. Tu che archetipi hai scelto? Sapiente e esperto. Ok. Sì, anche perché come l'hai messo giù, non è che ci sia molto altro. Lungo la strada lui invece è un po' più pratico. Allora aspetta un attimo, chimico cosa ti consente di fare? Sì, riassumendo subito. Mi consente di creare delle... Ti consente di creare le droghe iperpompanti? No. Il chimica applicata, scusa, si chiama chimica applicata. Okay. C'è anche chimico, o sono due, oppure me lo sono sognato? Chimica applicata e sapiente. Sì, chimica applicata. Permette di creare degli oggetti che si mettono negli slot preparazioni. Ogni volta per sessione posso creare una dose di un composto. Mm-hmm. Un composto esplosivo, irritante, fumogeno, carica elettrica. Quindi roba che si usa per menare la gente. Ero un po' indeciso effettivamente con prendere farmacista invece, che ovviamente fa droga da battaglia, droga stimolante, rilassante, narcotico, veleno, farmaco, ma non escludo di prenderlo l'ultimo. Ok. Perché no? Sì, mi sa che io prendo... Vabbè, potrei aver appena risolto i miei dubbi, quindi andando avanti, in lungo la strada pensavo di metterci... pensavo di metterci esperienza, però non so bene che cosa metterci, che è quello che ha detto prima Riccardo, che l'ho preso anche lui con meccanica, l'hai preso giusto tu? Sì, con meccanica applicata al camionista. E non saprei bene che metterci in realtà qui per rappresentare questa, il fatto che appunto trasformo l'alternativa è che metto ingegnere, che invece è un po' più ampio, non c'è una cosa specifica, non è così pratico forse come esperienza. Avevo pensato, visto che ti chiedo di scegliere una specializzazione, visto che avevo detto che avevo sostenuto la piaga, di mettere ingegnere ambientale, visto che anche il tema potrebbe essere utile, sì. E quindi metterci questo lungo la strada. Non è molto lungo la strada, nel senso che ovviamente è una conoscenza abbastanza pregressa e potrei aver utilizzato dopo, però... Sì, no, però ci può stare, perché vabbè, alla fine... Intanto non è che deve essere legato a quando l'hai applicato, deve essere logico sul tuo personaggio, poi se... Cioè... Alla fine i quattro step sono stati divisi in quattro momenti per semplicità, ma in realtà su molte cose uno è sempre lo stesso. Sì, ma poi lo puoi tranquillamente anche giustificare dal punto di vista di, ok, che sono un ingegnere ambientale,
ma se l'ambiente è cambiato per la piaga, le leggi della natura sono cambiate altrettanto, quindi studi come applicare le tue conoscenze in una, in un ambiente nuovo, no? Cioè ci può stare tutto. E a questo punto direi che c'è ancora in basso. Scusate, vi ho perso, quindi non vi vedo più. Questa cosa mi dà fastidio. Eccovi. Ce ne siamo andati noi. C'ho ancora in ballo. Allora, per lui vado sull'ultimo, che è quello che, su cui ho due dubbi. Ok. Se prendere un dono di obiettivo cercatore. Ok. Che dice proprio che sei alla ricerca di nuove conoscenze. Oppure se prendere farmacista. Perché, no, farmacista è quello che fa le droghe da battaglia, no? Sì, fa le droghe in generale, diciamo. Faccio uso di droghe psicotrope e allucinogene, c'è scritto nel descrittore, quindi lei qualcuno le prepara e dubito che ci sono pusher in giro. Se no, cercatore. È che cercatore sta bene su questo. Scusa, poi ti manca ancora nel mondo di oggi, giusto? Sì, nel mondo di oggi in realtà pensavo di mettere curioso. Sei sempre stato curioso e per questo sei una mia delle più disparate nozioni. Una volta per scena puoi fare una domanda specifica sul luogo, avvenimento storico, una figura conosciuta o una comunità, e il maestro della piaga ti risponderà con una o più informazioni utili. Ottieni inoltre due dadi di vantaggio al primo cerchio di posizione in cui riesci a sfruttare le informazioni ottenute. È un dono generico. Sì, è un dono generico, però ci sta con quello che hai scritto. Non prenderei niente da esperto in questo modo, però se, se vabbè, ma ci sta. Un problema, no, alla fine, non lo è. Alla fine avere due archetipi è perché alla difficilmente uno è semplicemente una cosa. I due archetipi ti danno abbastanza combinazioni per poter fare qualunque combinazione vuoi. Cioè, il tuo personaggio e il personaggio di Valerio, che pur essendo entrambi scienziati, sono due scienziati fondamentalmente molto, molto diversi, e questo si riflette nell'archetipo. Però tu puoi prendere tutto da uno solo, puoi prendere anche tutta roba generica concettualmente. Mi lancio in una definizione che mi costringerà alla fustigazione nella prossima sessione probabilmente, però io penso che tu possa scegliere anche un solo archetipo, se ti basta avere quello. Ti vedo fare no con la testa. Da però manuale senza... c'è scritto devi scegliere due. Sì. Ma anche perché averne due in realtà, oltre a limitarti la scelta dei doni, non fa altro. Cioè, definisce il tuo personaggio in un modo specifico, con una gamma comunque abbastanza ampia, perché tu li combini. Però l'unica cosa meccanica che puoi fa è dirti quali doni puoi prendere. Quindi secondo me, cioè, uno ne prende due perché per avere varietà, per avere varietà, sì. Ma può focalizzarsi su uno dei due, poi magari durante il gioco applica l'altro, o adesso non so se poi durante il gioco si possa cambiare l'archetipo, però... Ma banalmente guarda, puoi cambiare i doni, negli sì. Interludi puoi decidere di cambiare, se è coerente con la narrazione puoi cambiare un dono, sì. Quindi poter attingere a due archetipi ti raddoppia la possibilità. Questo vabbè, inoltre come regola opzionale avevano messo di scegliere un dono da un altro archetipo se ha senso, quindi... Ok. No, va allora bene. Io l'unico dubbio sarò su ingegnere ambientale, se prendere invece riparazioni di fortuna dal... però non mi sembra molto in linea, e per l'ultimo a me i clicks mi fanno schifo, quindi lo prendo da farmacista. Grande, grande. E visto e considerato che la tua prima sessione di Eco hai fatto di tutto per avere Pix, direi che hai avuto una bella evoluzione. Mamma mia, ve lo ricordate? Sì. Ce lo ricordiamo tutti. Allora, comunque non escludo che userò tutti i... Ma lo farai per il bene della narrazione, lo sappiamo tutti. Siamo tutti fieri di te, Giorgio. In realtà, io, per come ho scritto il mio mondo di domani, ci sta bene ambizione, se no anche io avrei voluto metterci riparazioni di fortuna, però non, cioè non ci sta. Il dono di obiettivo comunque è bello, perché ti spinge a seguirlo quell'obiettivo. Sì. È anche un incentivo per quello. Sì.
da un lato però è anche il mio descrittore, quindi va bene raga, comunque avrete tempo di ripensarci prima di iniziare o comunque al primo interludio, se vi va potrete cambiare i vostri doni qualora ovviamente siano coerenti con quello che ci avete raccontato. Bene, questo è un conto che vi chiedo di fare in separata sede, non è necessario farlo adesso, però per chi, sempre per quel giocatore di prima che fa continue domande perché non ha mai giocato ad Eco, sappiate che ogni dono ha associato un numero di punti Soma che si porta dietro. Quindi il numero totale di punti Soma che ha a disposizione ogni personaggio è dato dalla somma dei punti Soma che gli vengono attribuiti dai suoi singoli doni. Per cui questo è il momento di calcolare quanti punti Soma avete. Però io ne ho 10. Perfetto. Detto questo, dopo aver scritto i descrittori, scelto i rovesci della medaglia, scelto gli archetipi e scelto i doni, andremo a scegliere e definire gli attributi. Che cosa sono gli attributi? Banalmente sono dei valori numerici, che ogni personaggio ha ovviamente, che sono la base dei successi per ogni check, quindi per ogni tiro che andrà ad effettuare durante il corso del gioco, siano essi check di posizione, check di difesa, eccetera, eccetera. Non stiamo qui a spiegare troppo che cosa sono i check, perché non è il momento di farlo, ma lo faremo giocando. Detto questo, quali sono gli attributi ed in che modo potete sceglierli? Allora, gli attributi sono 5 e sono corpo, reazione mente, presenza e determinazione. Sono abbastanza autoesplicativi in realtà, però volendo fare un attimo una rapida carrellata, viene da sé che corpo è l'attributo che si utilizza per tutti i check dove viene richiesta la forza e la resistenza fisica, reazione è l'attributo che si utilizza in tutti i check dove viene richiesta un'abilità di riflessi o comunque una certa velocità di reazione, una certa velocità anche di pensiero, mente parla da solo, è l'attributo che si utilizza nel momento in cui si chiede uno sforzo mentale o comunque si richiede al giocatore di dover pensare, di dover risolvere qualcosa con l'intelligenza, con l'astuzia, eccetera, eccetera. Presenza è il carisma ed il modo di porsi che ha un personaggio nei confronti degli altri. E determinazione è quella che potrebbe essere riassunta come l'ultima risorsa, la forza di volontà, l'istinto di sopravvivenza, ed in più, trattandosi proprio di istinto di sopravvivenza in un mondo dove la sopravvivenza è legata a doppio filo alla piaga, la determinazione è anche quell'attributo che si utilizza nel momento in cui il personaggio sta cercando di interagire con la piaga stessa. Però diciamo che poi nel caso specifico questi li vedremo giocando, però questa è una descrizione generale. Come si decidono i valori numerici degli attributi? Partendo dal presupposto che il valore numerico di partenza ha un minimo di 2 e un massimo di 5, voi giocatori dovrete scegliere fra 3 profili: versatile, focalizzato e specialista. Immagino che abbiate tutti voi i documenti davanti, però giusto per avere un'idea, versatile ti dà un punteggio di 3 a tutti gli attributi, focalizzato ti dà 2, 4, un 3 e 2, 2, mentre specialista ti dà un 5, un 4 e 3, 2. Detto questo, a voi la scelta. Ah, noto che Valerio ha deciso di sacrificarsi per il gruppo e ha preso tutti e due agli altri. Bravo Valerio, mi dispiace. È il suo rovescio per la medaglia. Per la medaglia. Ho un bel personaggio molto originale, ma ho tutti e due gli attributi. Questo è il rovescio per la medaglia. Bello, mi piace. Hai pure pochi Soma, eh? Te la vuoi giocare proprio in modalità hardcore, va bene, mi fa piacere Valerio. Allora, io sono... Che sta succedendo? Sto facendo il casino. Fermo che ora te li condivido un attimo, ora te li passo. Il vero sacrificio che sta facendo Valerio per tutti in realtà è scrivere questa roba, poi noi stiamo lì aspettando come degli avvoltoi per copiare. Sì, io sto copia incollando roba. No, Riccardo sta copia incollando
prima che Valerio abbia finito. Esatto, sì, no? Fa, aspetta, no, oddio. Non sei neanche paziente nel copiare, si vede che non copiavi a scuola, io sì, e quindi aspetto. Vedi. Allora, no, io ero quello che faceva copiare, di solito. No, io ero quello che copiava da tutti, poi faceva il riassunto e rimandava indietro. Comunque, detto ciò, io penso di fare lo specialista. Guarda quanto è stato semplice, capito? Ci sta, ci sta. Guarda che panico sta facendo Riccardo, guardate qua, per non aspettare che già glielo passi a Giorgio, capito? Vabbè, passameli tu, cancellati, fatto. Ciao. Va bene, Giorgio, quindi specialista, e hai già deciso dove mettere il tuo 5 ed il tuo 4? Mente, direi. Corpo e reazione, direi, ci siamo. No, allora, mente, il 5 e direi 4 determinazione. Ok. E poi ho un 2. E poi hai 3 2. No. Ah, c'è anche la modalità hardcore del gioco con le caratteristiche più basse. Scusa, Giorgio, ho un 2 2 1. No, no. Non devi guardare quel box lì. Hai un 5, vai... un 4 e 3 2. Sì. Quello che stai guardando tu, Giorgio, è la modalità hardcore. Io ero pronto per l'hardcore. Oh, se volete giocare in modalità hardcore possiamo farlo, che per chi ci sta ascoltando è una modalità di gioco con un livello di difficoltà successivo. Se ricordo bene, ma qui stiamo rischiando sempre il solito errore che poi ci verrà chiesto di correggere, oltre ad avere gli attributi più bassi hai anche meno punti soma. No, sono vari... No, punti somma mi sembra che non ci sia nessuna parte la riduzione. Okay. Ci può ridurre il PNR, che spiegheremo poi cosa quando ci arriviamo, sì, ma è un'altra regola. È il piano nazionale... delle risorse, no, esatto. Non è quello. E... però sono altre regole. Lo faremo noi questa sera, mi dispiace, poi ci speravate tutti. Ma... vabbè. Comunque no, io non giocherei hardcore perché mi sembra già abbastanza difficile così. Sì. Sì. Ok, quindi non erano limitati i punti somma, ma era limitato il punto di non ritorno. Va bene, ci arriveremo quando lo spiegheremo. Allora. Visto che siete in fase decisionale, possiamo sceglierlo adesso, possiamo parlarne adesso del punto di non ritorno. Allora, quello in realtà lo farei più basso, io, però parlane. Va bene, allora, il punto di non ritorno, detto anche PNR, come diceva prima Giorgio, è un limite... oltre il quale il personaggio è compromesso, cioè ormai ha raggiunto una contaminazione dalla piaga tale per cui non potrà più tornare indietro, quindi è destinato a diventare, diciamo, una creatura o comunque parte stessa della piaga. Ogni giocatore parte con lo stesso numero di punti di non ritorno, che sono 10, tranne nella modalità hardcore. Però diciamo che potrebbe essere utile discuterne poi a telecamere spente, vista la natura della nostra campagna. Però banalmente vi basti sapere che una volta superati i punti contaminazione, che si guadagnano nel momento in cui vieni a contatto con la piaga in più modi, che potrebbe essere entrare in una zona particolarmente contaminata senza protezioni, essere morso, comunque venire contaminato da una creatura stessa della piaga, insomma, eccetera, eccetera. Una volta guadagnati e quindi superato, come dire, tot numeri, si supera il punto di non ritorno, diventi un camminatore fra i mondi e sei destinato prima o poi a diventare uno zombie, anche se è una bruttissima parola, però un in questo momento non... un risvegliato. Ok. Ci sono delle regole specifiche anche nel momento in cui un personaggio raggiunge lo stadio di camminatore tra i mondi, però sarà bello scoprirlo in gioco nel momento in cui e se ci arriveremo, quindi anche questo potrebbe essere lasciato con dei punti di sospensione. Fatto sta che, se ve lo volete già segnare, si parte da 10, ma vedremo se è il caso o meno di lasciarlo a 10. Avete scelto i vostri attributi? Sì, sì. Io sono versatile, quindi ho tutto 3. Alla grandissima. Perché riguardo al mio personaggio ho detto, qual è il suo punto di forza?
e non sono riuscito a trovarlo nelle caratteristiche, quindi secondo me è equilibrata in tutto. Perfetto. Perché ha imparato cose, è una leader, comunque ha un obiettivo, cioè, quindi secondo me è media. Ok. Sì, mi sta bene, hai fatto ragionamento sensato. Da quanto si parte nel punto di non ritorno? Da zero? No, si arriva a 10, sì. Sì, da zero però, no? No, devi mettere... Aspetta, il punto di non ritorno è 10. E poi quando tu guadagni, quando tu vieni infettato... Tu hai 10 slot da riempire, fondamentalmente. Esatto. Quindi sì, si parte da zero. E volete fare impazzire? No. Ho un elicottero a quest'ora sopra casa. Si va da 10 a 0 o da 0 a 10? Sì. Ma ti serve necessariamente saperlo ora questa cosa? Sì, no, sì, vabbè, possiamo intrattenere i nostri ascoltatori con una disquisizione per una quindicina di ore. Comunque, il punto di non ritorno è identico a tutti i personaggi, uguale a 10. Poi, esatto. Se poi da 0 parte da 10, non importa, cambiando l'ordine dei fattori, il risultato non cambia. No, perché poi. No, perché poi tu hai un'altra caratteristica che si chiama contaminazione, che sono i punti. Quando raggiungi 10 punti contaminazione, che è pari al PNR, poi tu sei risvegliato. Parti, qualche cavolo. 10, ma parti da contaminazione 0. Questa sì, è la soluzione. Hai PNR da una parte e contaminazione dall'altra. Sono quindi due cose. Scrive contaminazione, la stessa cosa in realtà. Cioè, PNR sì, diciamo che 10 è il limite. E boh. Va bene, detto questo, dove probabilmente hanno chiuso il video qui. Valeria ha detto sti cazzi. Prima rotto esattamente. Sì. Ma è servito giusto per far chiudere il video a quei quattro che ci stanno seguendo. E un saluto a Never, che è l'unico che è rimasto probabilmente a vedere questo video fino a questo punto. Arriviamo all'ultimo step. O meglio, credo che sia l'ultimo step. No. Che è l'equipaggiamento. Ma che come non è l'ultimo? I legami. Oh, scheisse. Arriviamo al penultimo step, che è l'equipaggiamento. Ragazzi, scusate, è 00:22 e sono stanco anch'io. Oh, mamma, io vi ho detto che domani vado sempre in palestra alle 7, sì? Vabbè, affari tuoi, anche mi devo svegliare presto. Oh, scheisse. Io no. Allora, non stare qui a bullarti, Giorgio. Allora... equipaggiamento. Però quello come che non ti dice è che appena finiamo lui torna a lavorare. Questo è anche vero. Allora, come funziona l'equipaggiamento in The Dare? È ovvio che il sistema Eco non ti chiede di fare una lista di equipaggiamento, perché vuole spingere il sistema ad essere più fluido, più leggero e più narrativo possibile. Per cui come si affronta l'equipaggiamento dei singoli PG, magari lo si vedrà in gioco, però banalmente non è tanto cosa ti porti dietro, ma quanta roba puoi portarti dietro. Ok? Questo bene o male noi lo sappiamo e lo conosciamo. Ogni personaggio generalmente determina il suo livello di preparazione, e il livello di preparazione ti indica, ripeto, non tanto quello che hai, ma... quanta roba puoi portarti dietro. E all'occorrenza tu puoi segnare uno degli slot liberi del tuo livello di preparazione e dichiarare che hai quell'oggetto in quel momento. È chiaro che deve rimanere sempre tutto coerente col personaggio e con la comunità. Se lo scienziato di Giorgio a un certo punto tira fuori un mitra con sonniferi per dinosauri, è chiaro che gli verrà detto a che gioco stai giocando. Se invece lo scienziato di Jurassic Park, secondo te non ce l'aveva? Ma non stiamo giocando a Jurassic Park, quindi è la mia domanda. Quindi comunque... Va bene, però diciamo che detto questo bisognerebbe restare fuori da Jurassic Park. Detto ciò, però, in grassetto sul documento che ho sotto gli occhi io in questo momento... è scritto: in fase di creazione, il giocatore può descrivere un oggetto simbolo per il suo personaggio. Descrivere un oggetto simbolo non significa dire semplicemente di cosa si tratta, ma significa dargli un carattere unico. Ok? Vediamo alcuni esempi. Una scatola di barrette al cioccolato, bello gioco, il gusto dell'infanzia.
una maschera antigas dalla strana forma, oppure ancora un arco che riesco a tendere solo io, eccetera, eccetera. Un lettore CD con dentro Festival Bar edizione rossa 1998. Metti che ti piaceva Alexia, ce l'hai. Quindi a voi tre chiedo di pensare e di descrivermi un oggetto simbolo. Nel frattempo, e io ce l'ho. Una volta che mi serve il tempo, io ce l'ho, io pure. Io non ce l'ho. Ok, allora prendete sempre quello di Valerio. Perché gli hai rubato. No, è una maschera. Giusto. È una maschera con la sua faccia. Con la faccia di la Valerio, quella di Valerio. Esatto, quello di Valerio. Gli oggetti simbolo non hanno solo un effetto narrativo, ma a seconda della situazione possono concedere vantaggi meccanici ai check sostenuti dal giocatore. Questo leggendo sempre il documento che ho sotto mano. Quindi ricordatelo. Più nello specifico, puoi sondare un dado di vantaggio una volta per scena se narrativamente è sensato che lo facciano. Esattamente, sì, ti dà un dado di vantaggio nel momento in cui lo metti in gioco e se ha senso, perché ripeto, il fucile spara sonniferi per T-Rex, se stai combattendo contro un camminatore, mi dispiace Giorgio, ma non ha ma senso. Ma se è un T-Rex camminatore? Se è un T-Rex camminatore sono cazzi. Comunque, a voi la descrizione dei vostri oggetti simbolo, visto che ce li avete belli che pronti. Allora, stavo leggendo adesso, stavo facendo casino, scusatemi. Allora, io vorrei una chiave inglese, una grossa chiave inglese da camion che utilizzo anche da arma. Cioè, quindi, non mi ricordo più se voi avete giocato ad Half-Life, nel caso no, il corrispettivo della crowbar di Half-Life, ma come chiave inglese. No, io invece sto immaginando il tuo personaggio come uno dei personaggi di Cadillac e Dinosauri. Non so perché stasera i dinosauri in mente, però è perfetto. Va bene, mi piace. Comunque, mi piace molto. Ce l'avevi inglese. Anche anticipata nella scorsa sessione, quindi bene, bene, bene. Però non sapevo ancora che avrei fatto questo personaggio, quindi... Non so se vuoi dare una storia o un aspetto caratteristico alla tua chiave, pensaci, ci in modo penso, tale che lo caratterizzi un po', sì. Giorgio, io ho un orologio da taschino. Chiave inglese, ok. Un orologio da taschino è un bel orologio da taschino che è rotto, però, nel senso che non lo carico. Facciamo che non lo carico, quindi è costantemente scarico. E io lo uso solo per tenere i minuti del Doomsday Clock. Cioè, nel senso, ogni tanto lo riapro. Sposto la lancetta su, okay, e lo richiudo, oppure lo fisso, oppure cose di questo tipo. Quindi, insomma, questo, okay, è l'oggetto che porto. Non so questo dai, come mi aiuterà all'interno della storia, ma è vero. Vabbè, è il tipico orologio che tieni nel taschino e quando ti spareranno al cuore tutti verranno a dire addio, poi ti aprono la giacca e c'è l'orologio che si apre col proiettile dentro. Certo. Dai anche tu una storia o una caratterizzazione a questo orologio. Ti è stato regalato per la tua laurea da tuo padre, ti è stato regalato da tuo figlio in qualche occasione, insomma, fai tu dagli tu una caratterizzazione in più, giusto per dare un tono, un colore. Yes. Giallo. Valerio, vuoi raccontarci di come e perché è importante la tua maschera? Ragazzi, ho un problema. Cioè? Non ho una maschera. Non ancora. Non ancora, esatto. No, pensavo come oggetto simbolo un tablet. Considerando questa storia dell'energia che riusciamo a ottenere piuttosto facilmente, nel senso mi immagino questo tablet dove conservo i progetti di sviluppo, dove ho i miei appunti, i miei libri e cose del genere. Ok, vuoi dare anche tu al tuo tablet una caratterizzazione in più, un tono, perché? Cioè, io ti chiederei perché il tuo oggetto simbolo? Beh,
per esempio, sempre per rispondere a Never che ci sta chiedendo, ma per esempio un oggetto simbolo come si fa? Io vi posso dire che Robert possiede un vecchio giubbotto tattico, è un regalo del padre e ha accompagnato Robert in tutte le sue attività sul campo dai tempi dell'università. Robert lo indossa quasi sempre e ne apprezza le comode e numerose tasche. Per fare un altro esempio e dare a Giorgio occasione di cantare ancora un po', Anna ha sempre con sé un piccolo specchio. Le piace essere sempre in ordine e non è raro veder estrarre lo specchio per aggiustarsi i capelli. Quindi, vedete, per dare un po' una caratterizzazione in più all'oggetto simbolo. L'ho caratterizzato io. Vai. Una grossa chiave inglese. È il primo acquisto che ho fatto quando ho iniziato a fare questo lavoro. Cosa no? Che è successo? Non ci credo, guarda, ha scritto lui. È stato il primo acquisto importante che ho fatto con i miei soldi. Vabbè, ci sta. Comunque. Allora, il mio orologio da taschino è il mio primo acquisto di quando sono... Che non lo meraviglia. Dico, Valerio, giuro. Che meraviglia. Va bene, Rick, scusami, vai avanti. E che per dovere d'anzianità, il primo acquisto te lo tieni tu, vai. Ma no, può farlo anche Valerio, per me, non me lo tengo per me. E il primo acquisto che ho fatto quando ho iniziato questo lavoro, quindi poi è una cosa molto sentimentale averla ancora con me. Ok. E picchiarci gli zombie. Va bene, mi sta bene. Valerio, che ha appena dovuto cancellare. Ma tienilo! È sensato che uno abbia come oggetto simbolo un qualcosa che è stato importante per lui in questo senso. Ce l'ho. Si dice fosse un orologio da taschino di Oppenheimer. Figo! Quindi comprato ad un'asta folle, queste cose così. Figo. Sì, non so se comprato un'asta, forse addirittura dato come... Stavo pensando come può essere qualcuno glielo ha dato come... pubblicamente, sempre visto che era famoso, segno di insomma di come un passaggio di testimone. Esatto, grazie. Oppure l'hai rubato, l'hai detto, me l'ha detto Oppenheimer di prenderlo. Lo ha comprato alla prima bancarella dove uno gli ha detto questo è di Oppenheimer, lo prendo. Anche possibile, lui è convinto che sia orologio. Va bene, bello. Non aveva orologio da schifo. Interessante. Invece Valerio, come si chiamano i cellulari o comunque gli oggetti più all'avanguardia o comunque tipo i top di gamma? Ecco, perfetto, fatti una domanda e datti una risposta. Figo, sì, quando ti rispondi da solo è sempre figo per te che ti senti intelligente e per gli altri che non devono sforzarsi a risponderti, quindi bella idea. Papini, in realtà abbiamo quasi finito, mancano solo i legami, che storicamente è la cosa che ci impiega più tempo a fare, però. Allora, nel frattempo che Valerio completa il suo oggetto, introduciamo che cosa sono i legami e a che cosa servono. I legami, vi anticipo che si faranno due legami per PG, quindi voi siete in tre ed è il numero perfetto perché ognuno di voi sarà legato agli altri due, e un legame con un PNG che sceglierete voi. Quindi iniziate già a pensare a qualche personaggio non giocante che è importante per voi. No. Come si creano i legami? Banalmente si scrivono in due passaggi. Il primo passaggio ci racconta che cosa provi per quella persona, che non deve essere necessariamente qualcosa di positivo, può essere anche qualcosa di negativo, e non deve essere necessariamente qualcosa che l'altro contraccambia o sa.
in un legame puoi raccontarci che sei segretamente innamorato di qualcuno e quel qualcuno magari neanche ti conosce, per dire. E la seconda parte del legame ci dovrebbe raccontare come speri che quel legame possa evolversi nel tempo. Riprendendo l'esempio, sono segretamente innamorato di Valerio e la sua maschera, spero un giorno di avere il coraggio di stringergli la mano. Bene, dico una sciocchezza. Come hai fatto questa cosa? Sulla freccia. Scusate, i ragazzi parlano tra loro e quindi mi interrompo. Detto questo, pensate a qualche PG e qualche PNG, o meglio, i PG ce li avete. Pensate a come potreste essere legati agli altri e soprattutto a qualche PNG che valga la pena raccontare attraverso un legame. Scusa, nel frattempo ti do il colore. La formula. Adesso te la cerco. Nel frattempo ti do il colore dell'oggetto simbolo. Vai. Che non è il grigio. Ok, e allora già non mi piace. Era il top di gamma tra i dispositivi mobili realizzati da mio padre, l'ho completamente riprogrammato e migliorato, è stata la prima dimostrazione di emancipazione e superiorità. Figo. Ehi, piano con le parole comunque. Poi magari ho fatto schifo in tutto il resto, però intanto piano, lì mi sono sentito figo. Subito la superiorità. Ce l'ho già il legame allora, ecco. Ecco. Allora, Dio, ce la l'ho formula... regalo, è facile. La formula del legame è... Scusate. Vabbè. Allora, la formula del legame è sono, o sento o provo, tipo di sentimento da, verso, nei confronti di, in nome personaggio. Quindi sono segretamente innamorato di Valerio e la sua maschera. Questa è la prima parte. Seconda parte, cerco, voglio e spero, obiettivo verso il legame. Quindi spero un giorno di avere il coraggio di dichiararmi. Va bene? Oppure, facendo qualche altro esempio, ho fiducia in Anna e voglio che tra noi nasca un sentimento di amicizia sincera. Oppure, provo curiosità nei confronti di Marcus, voglio scoprire qualcosa del suo passato per capirlo meglio. Questi sono degli esempi che leggo nel documento che ho davanti. Per quanto riguarda i PNG, invece, la formula è leggermente diversa, semplicemente perché il PNG bisogna presentarlo attraverso la scrittura del legame, a differenza dei PG che sappiamo già chi sono. Quindi la formula per creare il legame con il PNG è: conosco, sono legato a nome del PNG, per motivo del legame, quindi per esempio Giovanna potrebbe dirci sono legato a Filippis perché è il padre di mio figlio, sto dicendo una sciocchezza però per farci capire, ci unisce e lì caratteristica del legame, che potrebbe essere una ferita mai rimarginata nel caso di Giovanna. Ovviamente è stata la prima cosa che mi è venuta in mente, ma mi sembrava la cosa più semplice per raccontarvi come si creano i legami con i PNG. Quindi, queste sono le formule, a voi creare i legami. È difficile perché... Vediamo, che legami posso avere con voi due? Io ho scritto quello con Franz. Mio figlio. Franz, di dove sei? Tanto ti chiami Franz e sarò chiamato così per un motivo. No? Ma perché eri sotto qualche effetto. Quindi, signor Bishop, come lo chiameremo suo figlio? E quindi poi allora, sono preoccupato per mio figlio perché temo che commetta i nostri stessi errori e voglio guidarlo affinché stabilisca le sue regole. Ok. Sotto gli vuoi bene, sotto sì. Cioè, sì, ci aspettavamo sì. Già tutti il dramma familiare invece. No. Non abbiamo stabilito se sono stato io a fargli del male, ma insomma. Lo scopriremo in gioco. Esatto. Io non lo so ancora, aspetta.
Verso Giorgio. Come si chiama il tuo personaggio, Giorgio? Per il momento si chiama Walter, non ho pensato un nome. Come dicevo prima, di iniziare la puntata, italianizzalo, fallo Gualtiero Alfieri. No. Ma veramente Walter, già meglio di Gualtiero. Ma se vuoi italianizzarlo, italianizzi bene. Quindi... Questo è anche vero, questo è anche vero. Allora... Avete anche in mente qualche personaggio non giocante? Io avrei, sicuramente avrò mio figlio. Ok. E poi voglio mettere uno praticamente che è un mio allievo, tra virgolette, quindi un altro. Sbaglio. Eh? Un legame sbaglio. Di NG, eh? Ah, uno solo, o due? Uno. Oh, ricordavo due. Va bene, non ho mio figlio. Sono legato a Ciccio perché è mio figlio. Ci unisce confusione perché non capisco quello che dice. Allora. Provo. Walter. Allora, caro ascoltatore che non hai mai giocato a Monadeco, i legami possono essere, cioè anzi, verranno analizzati in ogni interludio, e non temere, caro ascoltatore, adesso ti racconterò anche che cosa sono gli interludi, verranno analizzati durante gli interludi e se i legami verranno esplorati, se saranno evoluti in gioco, o in qualche modo il tavolo crede che sia il caso di cambiarlo per un motivo o per un altro, il giocatore che ha il possessore del legame guadagna dei punti esperienza che poi può spendere esattamente come è stato raccontato prima, quindi può evolvere il suo personaggio in qualche modo. Per citare, il documento dice: i legami vengono analizzati ad ogni interludio. Se durante il gioco sono stati esplorati in modo significativo, il giocatore otterrà dei punti esperienza. È compito di un giocatore esplorare i suoi legami affrontando ogni situazione che si presenterà in relazione agli altri compagni d'avventura. Accettare di essere cambiati dal rapporto con gli altri verrà ricompensato con punti esperienza. Per questo la raccomandazione è di scegliere dei legami che si è davvero disposti a portare in gioco. L'interludio è una giocata che generalmente avviene dopo una crisi o dopo una stagione, conservo entrambe le soluzioni in modo tale che non potrò essere sgridato, ed è una giocata dove banalmente i giocatori tirano le somme di quello che si è giocato. Quindi si analizzano i legami, si analizzano i descrittori che sono stati portati in gioco ed eventualmente si analizzano descrittori e doni che si hanno per valutarne l'effettiva coerenza con quello che è il proprio personaggio, con quello che si è giocato, eccetera, eccetera. A livello meccanico è l'occasione per fare guadagnare punti esperienza e quindi far avanzare il proprio personaggio, ed è anche l'occasione in cui si ricaricano i punti soma finalmente, diciamo, e niente, quindi poi si può ripartire con la scheda, diciamo, nuovamente piena. Questo è ciò che è l'interludio. E direi che ho detto praticamente tutto. Tocca a voi. Maestro della piaga? Allora, io sì. Ho scritto. Allora, vai. Ho scritto su quello di Giorgio. Provo simpatia per Walter, anche se sento di non potermi fidare di lui. Ok. Alla fine si chiama Oswald, comunque. Noi ci siamo Oswald. Ok, allora. Io a me sta simpatico Walter, quindi sarà mio figlio. Ormai Oswald Walter. Gobblebot. Stavo per scriverlo, però poi
mentre su quello di Valerio ho scritto: sento cattive vibrazioni per Franz, voglio scoprire cosa mira. Devo appena cancellare quello che ha scritto, ma possibile? No. Quanto è bello che i personaggi funziona. Di Valerio sono sempre quelli di cui non fidarsi mai, di guardarsi sottecchi. Valerio, cosa hai fatto di male per meritarti questo? Ma che ne so, io vi lascio scegliere, ogni volta mi fate fare quello cattivo. Comunque, non so perché, ma è appena finito l'ora di Super Quark e è partito Guardiani della Grazia, quindi c'è qualcosa nel mio cervello in questo momento che... Cioè, no, ma non funziona forse comunque. L'algoritmo di YouTube, meraviglioso. Ma quindi tu hai ascoltato sul serio un'ora di Super Quark? Yes. Che meraviglia. Ma sul... wow, sei il mio nuovo eroe, Giorgio. Perché non c'è da domani devi ascoltare 10 ore di Trollololo. Guarda, ma dovrei scritto il nostro legame, perché non lo vedo? Non c'è più. Cazzate. Vabbè, allora lo devi rifare, anche perché non è... Era qui e non c'è più. Te l'ha cancellato Valerio, perché non gli piaceva. Ma poi perché c'è un blocco bianco sopra? Guarda, non lo so. Cosa avete fatto? Io Miro non lo conosco. Vabbè, io velocemente su... ce lo racconti. Velocemente su Johan, avevo scritto un ascendente particolare su Johan, grazie al legame che ho instaurato con suo figlio. Quando siamo soli mi mostro fragile per guadagnarmi la sua fiducia, anche se a volte mi sbilancio. Che secondo me non è compatibile con quello che scritto lei. Invece lui, sì, quindi... perché sì? Tu hai un ascendente su di me, fingi di essere debole, ma io sento che c'è qualcosa che non va. Quindi voglio scoprire cosa miri. Cioè, tu pensi di averla fatta franca, cioè, ma in realtà, cioè, io, cioè, siamo in competizione su questo. Cioè, tu non sai che sento queste cattive vibrazioni, pensi di avere un ascendente, cioè, hai un ascendente su di me in questo senso, però io ho qualcosa in più. Secondo me ci sta. Che è l'istinto materno. Esatto, può starci. E con il papà invece voglio dimostrare di essere qualcuno e non solo il figlio di Oswald Walter. Ok. Quindi con Oswald c'è competizione, diciamo. Sì. Ok, ok. Comunque, bel gruppo, io non mi fido di nessuno. Bella. Vabbè, comunità. Ho capito, e allora il problema sei tu, però non è il gruppo. Sì, sono io. Tu cosa hai scritto, Rick? Io su Valerio ho scritto: sento cattive vibrazioni su Franz, voglio scoprire a cosa mira. Ok. E poi guarda dove l'ha scritto, lì nell'angolino. Oh, spostalo. E mentre su Giorgio avevo scritto: provo simpatia per Oswald, anche se sento di non potermi fidare di lui. Però voglio cambiarlo, in realtà voglio farlo un po' più positivo. Io l'ho appena scritto il tuo e mi fido, provo, penso di potermi fidare di Giovanna o Johanna. Giovanna, stavo pensando. Giovanna. Devo scoprire come si legge. Per poi provo simpatia per Oswald. No, non aspetta, lo cambio questo. Perché tu sei comunque... è più anzianotto, giusto? Beh, sono il padre di Franz. Giovanissimo, non so, diciamo, perché Franz... Faccia un po' come... lei. Io sarò sui 40, comunque. Studiato, quindi, insomma. Io sarò sui 30. 25. Sui 60. 25. Quanti anni ha? 55. 60. Sto pensando a un PNG invece. Pensavo a un assistente di cui sbaglio costantemente il nome. No, Bravo Asterix, gli ha detto una volta ad Asterix. E anche Asteroide l'ha chiamato una volta. È vero. Anzi, no, sai cosa faccio? Provo simpatia per Oswald, spero si riveli una figura di riferimento per mio figlio. Nessuno che scrive provo simpatia per Oswald, ma mi sono accorto che sta perdendo colpi. Così lo mettiamo in crisi. Giorgio, dove l'ha scritta quella su di me? Nel legame tra te e me. Io, perché non lo vedo, dovrò aggiornare.
Che è sparito anche quello, perché? Non so, niente, i legami con Joanna fanno crashare Miro. Sì. Eccolo lì. Spero riuscire a essere io su fiducia. E quindi, in realtà, secondo me vanno tutti d'accordo come cose. Sì. Mi manca il PNG, non so, aiutatemi. Una madre di Franz. O se sei un ragazzo padre. Beh, effettivamente la mamma di... Beh, mo si è salvata. Peter Bishop, non l'ho mai vista. È morta suicida. Questo non lo ricordavo. Oppure potresti mettere... Spoiler! Qualcuno che lavora con te, così iniziamo a dare ruoli anche nella comunità. Non dimentichiamo che ci deve essere qualcuno addetto alla coltivazione dei funghi sul reattore. Potrebbe essere una buona idea metterlo nei legami PNG. No, io pensavo che ci deve essere qualcuno che fa parte, che non l'avevamo chiamato il direttorio, no? Come l'avevamo chiamato? È vero. La commissione etica. Allora, metto un PNG che fa parte della commissione etica. Comitato etico. Che, di cui evidentemente io non faccio parte, che è meglio di no. Che chiamiamo... Ah, metti tu il legame con mio figlio, Valerio? Sì. Ok. Lo puoi mettere anche tu, l'ho messo vicino a te apposta. No, stavo pensando se metterlo anch'io o se è mio figlio, quindi chi se ne frega? è già nei miei descrittori. È mio figlio, quindi chi se ne frega? No, nel senso che ce l'ho già nei descrittori, quindi... potrebbe stare lì tranquillamente, e tanto quando entrano in gioco tanto si possono inserire in gioco per gli altri. Certo. Lo metto anch'io con mio figlio. Mi fai una freccia, Valerio, poi che va a figlio Giovanna, che, di cui adesso ti dico il nome. Quanti anni ha tuo figlio? Mio figlio ha l'età della piaga. L'età della pietra, pensavo. Quindi ha... 5-6 anni. 6 anni, banalmente sta per iniziare la prima elementare. Vivendo con gli scienziati sa già leggere, scrivere, contare, tutto in probabilmente sì. Drogarci, no, insomma, più che altro poi è interessante sapere quanti bambini ci sono in questa comunità, eccetera. Vero. Poi dopo. Allora, intanto cerco un nome che ho ben detto che è maschio. Oh, facciamo la citazione, si chiama Gabriel. Ok. Ci tengo a precisare che la prima parola di Valerio nel descrivere il legame con Gabriel è Amalio. Non è iniziata bene. No. È il legame con il PNG, scusami, caro... Il legame con il PNG ha un passaggio in più rispetto al legame con i PG, dove descrivi chi è. Quindi conosco, sono legato a nome del PNG, per motivo del legame, perché me lo devi presentare, e poi ci unisce caratteristica del legame. Quindi conosco... È mio figlio. Pippo... perché abbiamo fatto le scuole medie insieme, ci stiamo simpatici l'un l'altro. Firmato Topolino. Lo conosco, non c'è altro. Solo conosco, dico, non c'era altro. Conosco o sono legato a? O... scegli tu qualcosa di simile, nel senso. Quello ha scritto: Ammalieto Gabriel con giochi e trucchetti per ottenere un vantaggio con Joanna, adesso ho a cuore il suo bene. Ah, ti sei affezionato, bravo.
Sono legato a Gabriel perché è mio figlio. Che rapporto ho con questo figlio? Sono legato a Gabriel perché mio figlio è la cosa più fredda che abbia mai letto. Che rapporto ha Giovanna con suo figlio Gabriel? Anche, mio figlio? Sono legato a Gabriel perché è mio figlio. Perché l'ho partorito. Ecco, voglio mettere una cosa tipo che, okay, non, che non lo capisco, perché in realtà lui, è, per quanto sia bambino, è molto, è tipo un super genio. Ok, 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 ok. Come posso metterlo giù? Tipo un super genio. Non ci capiamo, non ci capiamo, non ci... Scusate. Oh, come lo metto giù? Non ci... Aspetta. Ma io scrivo non ci capiamo perché... perché ragioniamo su due livelli differenti. Dai. Considerando che stiamo parlando di un bambino di 6 anni, mi sembra un tantino, come dire, pretenzioso, però va bene. Vabbè, perché lui magari fa degli allenamenti che non capisco io. Sì, io sì, sono... sì, sì, no, ricordati che io sono una persona mediocre su tutto, quindi... no, ma ha molto senso in realtà, va bene. Cioè, tu vorresti un piccolo meccanico, invece sta venendo fuori un piccolo Oswald, questa è la verità dei fatti. Esatto. Va bene. Dunque, io ho chiamato la dottoressa Clementine Jones. Ok. Questa è una citazione. Doppia, in realtà, tra l'altro. E sono legato alla dottoressa Clementine perché era la mia assistente, mentre ora è lei a controllare le mie azioni come membro del comitato etico. Figo. Mi sta bene. Citazione è c'è Clementine Jones? Ma in realtà è tutta mia, nella mia testa, nel senso che Jones, spoiler, è uno dei cattivi di Robert David Jones, uno dei migliori di Fringe. Ma niente, Clementine, diciamo, ha pensato... esatto, sì, più figo di tutti. E, ho pensato al nome Clementine perché non so se ci avete giocato, ma il The Walking Dead, il gioco della Telltale, la protagonista bambina. Ah, sì. No, non ci ho giocato. Non ci ho giocato, ma vorrei tanto. Molto perché... bello. Sì. No, vorrei ce l'ho tanto lì su Steam da anni. Esiste per Android e ce l'ho lì sempre sul tablet. Dico, mo nel viaggio mi gioco Walking Dead. Ma davvero? Non lo faccio mai. Ma davvero, c'è su Android? I giochi Telltale la maggior parte ci sono. C'è anche Wolf Among Us per Android. Adesso dovrebbe uscire il 2. Yes. Va bene, molto molto bene, grazie per aver introdotto questo PNG, Giorgio. Valerio, Riccardo, avete pensato a un PNG? Eh sì, io... come Gabriel, filo io. Ah, sì, è vero, sì. È vero. Avevo ma tu hai preso figlio. Qualcosa che era nell'ufficio del dottor Oswald, vero? Hai bevuto senza pensare che fosse acqua. Ma esatto. Io, beh, chiaramente. Nonostante sopra c'era scritto non è acqua, io dico, vabbè, esatto. Quello non capisce un caso, chissà che ha scritto. Vabbè, va bene ragazzi, direi che abbiamo terminato con i PG. In realtà ci sarebbe un'ultima cosa da fare e vi chiedo di farlo perché mi sembra la giusta conclusione prima di salutarci. Cioè, ognuno di voi dovrebbe, l'avete già fatto tutti, scegliere un nome per il personaggio e poi ce lo dovrebbe presentare. Che cosa vuol dire presentare i personaggi? Banalmente, raccontateci chi siete, proprio in due parole, perché ne abbiamo già parlato tanto, ma soprattutto questo passaggio serve per raccontare che cosa vi piacerebbe giocare del vostro personaggio, in modo tale che sia gli altri giocatori che il maestro della piaga sanno in che direzione andare, diciamo, per permettervi di esprimere il personaggio al meglio. Per esempio... Robert è un biologo ed è interessato a studiare la piaga. Il suo giocatore comunica al maestro della piaga che vorrebbe approfondire questo punto in gioco e che, in particolare, lo affascina l'idea di incontrare particolari chimere generate dalla piaga. Questo è l'esempio che porta il documento che abbiamo. Oppure,
Marcus ha un passato deplorevole che desidera nascondere. Il suo giocatore vorrebbe esplorare questa situazione nel gioco e lo comunica al maestro della piaga. Per cui, se c'è qualcosa che vi piacerebbe esplorare, ditelo adesso. Oh. Non ditelo allora, mai più, insomma. Allora, Joanna, come abbiamo detto, è la responsabile degli spostamenti di questa carovana. Quindi quello che vorrei approfondire è il peso che questa carica ha su di lei e che di cui non riesce però a liberarsi a farne a meno, qualcosa del genere. Quindi è più proprio puntarla su di lei, su questo, mi piacerebbe. Va bene, molto 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 interessante. Io invece vorrei approfondire la pericolosità della piaga. Mm-hmm. Ok. Parla. Sì, no, nel senso, quali possono essere effettivamente i rischi, i pericoli, il fatto che dovrebbe essere incontrollabile sebbene noi cerchiamo di controllarla, no? Va bene, sì, quindi una metafora di quello che è lo scopo di Franz, cioè nonostante sa che è pericoloso, magari con la piaga riesco a guarire, cioè quindi esatto. Tu vuoi approfondire quanto è pericoloso. Va bene, interessante. E invece Oswald? Allora, io penso che quello che vorrei riuscire a vedere di Oswald nel gioco è il suo senso di colpa e quanto questo guidi le sue azioni, le sue decisioni e anche le sue analisi che dovrebbero essere totalmente razionali, ma quanto questo influisca. E ricollegando invece, diciamo, faccio un più uno, metto un mi piace a quello che ha messo Valerio, nel senso che tra le cose c'è pure la ricerca di Oswald di sistemarlo, questo senso, questa colpa, non tanto il senso ma la colpa proprio, e quindi ovviamente di studiarla questa piaga per cercare di salvare quello che rimane dell'umanità. Ok. A prescindere da quanto questo possa essere pericoloso, diciamo. Va bene. Quindi diciamo che il tuo interesse scientifico non è scemato nonostante il disastro che si è venuto a creare nel mondo. Va bene, interessante. C'è qualcos'altro che volete aggiungere? Altrimenti direi che la creazione personaggi è finita e non ci resta che giocare. No, direi che... avevamo detto che volevamo iniziare sul ponte tra due stati, una cosa del genere. Io lo terrei questa cosa perché è figo. C'è un ponte tra la Danimarca e la Svezia, e al centro di questo punto c'è anche un'isola artificiale, tra l'altro. Ottimo. Quindi mi sembra un buon punto da iniziare. Inizieremo lì. Sì, direi che inizieremo lì. Va bene. Allora non ci resta che ringraziare se qualcuno è arrivato fin qui e darvi appuntamento alla prossima, dove finalmente iniziamo la nostra campagna di The Dare. Non abbiamo ancora un nome, quindi non... Ah no, forse Doomsday Clock potrebbe essere il nome più azzeccato. Va bene. Quindi alla prossima volta, come? Ci pensiamo al titolo. Però va bene. Oppure l'orologio dell'apocalisse. Che poi è il Doomsday Clock. Esatto. Italianizzato come Gualtiero. Come Gualtiero. Gualtiero Alfiere. Va bene. Detto questo, grazie a tutti voi per aver creato questi bei personaggi e questa bella comunità. E grazie a chi ci ha ascoltato fino ad ora. E grazie alla prossima. A Fabrizio, maestro della piaga, che ci ha illustrato in maniera egregia e interessantissima quasi quanto avrebbe fatto Piero Angela. Vabbè, tutte e due. Vabbè. Ciao. Ciao. Quello è Ulisse. Va? Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ci sentiamo nella campagna. Ciao.